buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Vorrei questa mattina ricordando un giorno tragico per la nostra regione. 13 anni fa, alle 23:48, la strage di Viareggio portò alla morte di 32 persone. Era appunto la sera del 29 di giugno quando un treno merci contenente GPL deragliò causando morti e distruzione a pochi metri dalla stazione. E oggi ricordarlo vuol dire unirsi alle famiglie delle vittime e abbracciarle anche se a distanza, sapendo che purtroppo verità fino in fondo non è stata ancora fatta. E vi chiederei di alzarvi, un minuto di silenzio per loro, per tutte le vittime e anche delle altre stragi che purtroppo hanno toccato la nostra regione, e vorrei farlo con questo minuto di silenzio ascoltando il fischio di quel treno, perché si possa avere davvero finalmente giustizia. Grazie. Diamo avvio ai lavori del Consiglio regionale. Ordine dei lavori è quello che abbiamo condiviso ieri. Iniziamo con la comunicazione. Ringrazio l'assessore Marras per essere presente in merito a Toscana Aeroporti. Terminata questa comunicazione, inizieremo la comunicazione su Piombino. Sono state due richieste di comunicazione, vengono discusse contemporaneamente. E a valle inizieremo i lavori e la discussione e le risoluzioni della commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose. I tempi per le prime due sono contingentati, come d'accordo, chiedo agli uffici di garantire la correttezza dei tempi. Chiedo a tutti voi il più possibile, di restare in aula con la giusta e dovuta attenzione, visto non solo i temi ma visto anche la complessità e le tante cose che dobbiamo fare per cercare di lavorare al meglio, organizzare al meglio i nostri lavori d'aula. Se non ci sono interventi per ordine dei lavori, lascio la parola all'assessore Marras. Grazie. Grazie Presidente. La comunicazione in merito alla rendicontazione e alla ricognizione degli impegni a carico di Toscana Aeroporti della sovvenzione diretta di 10 milioni di euro è stata richiesta dal Consiglio. La sovvenzione di 10 milioni di euro disposta dalla legge regionale 95/2020 a favore della società Toscana Aeroporti interviene quale ristoro del danno derivante dagli effetti dell'emergenza sanitaria Covid-19, ricorrendo all'assimilazione da parte della Commissione europea di detto evento alle calamità naturali o altri eventi eccezionali ex articolo 107 paragrafo 2 lettera B del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In quanto tale, si tratta di una forma di risarcimento non avente di norma vincoli di destinazione. Il provvedimento regionale toscano opera in analogia a quanto già disposto dalla Germania e dalla Romania. La sovvenzione si configura come un aiuto soggetto a notifica e pertanto ha necessitato della previa adozione da parte della Commissione europea della relativa decisione di compatibilità. La decisione adottata il 1 marzo 2021 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione europea il 7 maggio 2021 ridetermina tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020 il periodo considerato ammissibile ai fini del calcolo del danno sofferto a Toscana Aeroporti SpA e inoltre stabilisce che l'ammontare del danno elegibile è compreso tra i 10 e i 20 milioni di euro.
gli adempimenti di rendicontazione. Le seguenti modalità di concessione della sovvenzione in oggetto sono state stabilite con delibera di Giunta regionale numero 1555 del 9 dicembre 2020, che tra l'altro recepisce la mozione numero 34 approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 novembre 2020. Entro il termine del 21 dicembre 2020 la società deve presentare a Regione Toscana le dichiarazioni ex articolo 7,1 lettera della legge regionale 71/2017 richieste sulla base dell'elenco predisposto al settore competente della direzione attività produttive, tese ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità di carattere generale, ivi compresa la dichiarazione di assenza di cumulo rispetto ad altre forme di sovvenzioni percepite. La dichiarazione inerente a eventuali importi percepiti per lo stesso danno da assicurazioni, contenzioso, arbitrato o altra fonte. 2. Unitamente alla dichiarazione di cui al punto 1, la società trasmette il progetto di utilizzo delle somme di cui dalla presente sovvenzione, tale da tutelare gli attuali livelli occupazionali diretti, descrivendo le iniziative previste per i 12 mesi successivi alla concessione, nonché assicurare la continuità dei servizi attualmente in essere e la tutela dei lavoratori di terra nei due aeroporti di Pisa e Firenze. L'impegno all'utilizzo della sovvenzione nel rispetto del divieto di cumulo, vale a dire per spese diverse da quelle assistite da altre forme di agevolazioni pubbliche eventualmente percepite. 3. La sovvenzione è concessa con decreto dirigenziale adottato a seguito di ricevimento di quanto previsto ai punti 1 e 2. Essa è erogata subordinatamente all'adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea nel limite del valore del danno riconosciuto nella decisione stessa, con ammontare massimo di 10 milioni di euro stanziati nel capitolo 52963 del bilancio d'esercizio 2020-2022 e annualità 2020. Entro il 30 aprile del 2021 la società presenta a Regione Toscana la relazione di dettaglio che rendi conto in ordine all'impiego delle somme percepite in coerenza con il precedente punto 2. La società si impegna a fornire a Regione Toscana ulteriori dati e informazioni qualora richiesti dalla Commissione europea a verifica della sopracitata decisione di compatibilità. A tal fine la società ha presentato in data 21 dicembre 2020 l'istanza di concessione con data del relativo progetto di utilizzo, che successivamente è stato ulteriormente dettagliato su richiesta degli uffici. Il progetto di utilizzo evidenziava che le somme avrebbero fornito a Toscana Aeroporti la liquidità utile a sostenere il mantenimento delle attività essenziali degli aeroporti di Pisa e Firenze, indipendenti dal numero di passeggeri e fondamentali per garantire la continuità delle operazioni aziendali, con particolare riferimento alle seguenti: Safety, sistema di sicurezza delle operazioni portuali per la prevenzione di possibili incidenti, security, sistema per prevenire e contrastare atti illeciti nel sistema di aviazione civile, salute sul lavoro, comprendente le misure anti-Covid a salvaguardia dei dipendenti diretti e indiretti. Quindi la destinazione delle somme è rivolta a garantire le attività di presidio e di funzionamento dei due scali e l'agibilità complessiva delle infrastrutture aeroportuali. Dette attività sono svolte dal personale interno ed esterno alla società, per cui attraverso tali azioni Toscana Aeroporti ha assunto per il 2021 i seguenti impegni: tutela degli attuali livelli occupazionali diretti, da intendersi confermata anche nell'ipotesi di eventuali cessioni di rami di azienda nei 12 mesi successivi all'eventuale operazione straordinaria, garanzia di continuità dei servizi attualmente in essere e tutela dei lavoratori di terra nei due aeroporti di Pisa e Firenze, eventualmente anche con proroga degli accordi che scadevano il 31 marzo 2021. Adempiute da parte della società le prescrizioni per l'accesso alla sovvenzione, è stato adottato il decreto dirigenziale 21899 del 29 dicembre 2020, che ha concesso la sovvenzione, comunque subordinando l'erogazione dell'aiuto all'adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea, poi avvenuta in data 1 marzo 2021. A conclusione dell'iter è stata quindi adottata la delibera della Giunta regionale numero 752 del 26 luglio 2021, che nel confermare il contributo nell'importo di 10 milioni di euro stanziato nella legge regionale 95 del 2020. Prende atto della decisione della Commissione europea del 1 marzo del 2021, che approva la concessione dell'aiuto a Toscana Aeroporti SpA e riepiloga tutte le condizioni imposte dalla Commissione europea, ivi compreso l'obbligo di Regione Toscana di relazionare alla Commissione europea entro un anno dalla decisione, ovvero entro il marzo 2022. Attesta che la società Toscana Aeroporti SpA ha adempiuto alle condizioni di accesso alla sovvenzione dettata dalla delibera della Giunta regionale 1555 del 2020 e riepiloga i relativi impegni. Prende atto che, come indicato nella citata decisione della Commissione europea,
Il periodo considerato ammissibile ai fini del calcolo del danno sofferto a Toscana Aeroporti SpA è quello compreso tra il 10 marzo e il 15 giugno 2020 e che l'ammontare del danno considerato elegibile a compensazione ai sensi dell'articolo 107.2b del trattato di funzionamento dell'Unione Europea è quantificato tra il 10 e i 20 milioni di euro. In conseguenza della delibera di giunta regionale 752/2021 è stato quindi adottato il decreto dirigenziale 1395 del 2 agosto 2021 con cui si è provveduto a liquidare l'aiuto pari a 10 milioni alla società Toscana Aeroporti e si è provveduto a trasmettere alla Commissione Europea quanto richiesto nella relativa decisione che approva l'aiuto. La somma è stata incassata dalla società in data 16 agosto 2021. Il decreto 1395/1/2021 ribadisce inoltre che il beneficiario dell'aiuto è tenuto a una serie di adempimenti, alcuni di essi necessari a consentire a Regione Toscana di relazionare alla Commissione Europea entro il marzo 2022. In dettaglio la società è tenuta a restituire a Regione Toscana qualsiasi somma eccedente il danno subito quale conseguenza diretta dell'epidemia di Covid-19 che risulti già rimborsato, comprensivo degli interessi dalla data di erogazione dell'aiuto fino alla data di recupero. Confermare che l'aiuto concesso quale compensazione dello stesso danno non sia già stato oggetto di risarcimento da altre fonti, da altra fonte, assicurazione, contenzioso, arbitrato, e che nell'eventualità vi siano futuri risarcimenti, l'importo erogato oggetto di altra compensazione sarà restituito, comprensivo degli interessi dalla data di erogazione dell'aiuto fino alla data di recupero. Trasmettere a Regione Toscana entro 3 mesi dalla data di erogazione dell'aiuto, quindi entro il 16 novembre 2021, modificando il termine originariamente stabilito nel 30 aprile 2021, stante il protrarsi del versamento a favore della società. Una relazione di dettaglio, una rendicontazione certificata da un revisore legale dei conti che rendiconta l'aiuto erogato in relazione ai danni subiti da Toscana Aeroporti SpA, accompagnati da una dichiarazione che le voci di spesa che hanno trovato copertura nell'aiuto erogato non sono state imputate ad altri benefici ricevuti e che il calcolo finale porta o non porta ad una sovracompensazione. Qualora si verifichi una sovracompensazione, tale importo dovrà essere restituito alla Regione Toscana, comprensivo degli interessi calcolati dalla data di erogazione dell'aiuto fino alla data di recupero. Mantenere gli attuali livelli occupazionali diretti anche nelle ipotesi di eventuali cessioni di rami d'azienda o controllate da Toscana Aeroporti per almeno i 12 mesi successivi all'eventuale operazione straordinaria. Garantire la continuità dei servizi e la tutela dei lavoratori di terra nei due aeroporti di Pisa e Firenze. Fornire a Regione Toscana ulteriori dati e informazioni se richiesti. In riferimento al primo adempimento, avente scadenza 16 novembre 2021, la società ha presentato la rendicontazione che in riferimento al periodo 16 agosto-16 novembre 2021 rendiconta spese per circa 3 milioni e 100 riferite al pagamento dei seguenti servizi: presidio sanitario aeroportuale, pulizia, assistenza, PRM, presidio, gestione emergenze, manutenzione BHS, manutenzione IT, manutenzione infrastrutture e servizi correlati, facchinaggio e vigilanza. Si tratta di spese che sono in relazione con il mantenimento dei livelli occupazionali pre-pandemia in quanto atte a garantire la continuità dei servizi e la tutela dei lavoratori di terra nei due aeroporti di Pisa e Firenze, come indicato nel progetto di utilizzo. A seguito di nostra richiesta di integrazione, la società ha poi completato la suddetta rendicontazione inviando anche la relazione del revisore legale PWC. In quest'ultima comunicazione la società ha inoltre segnalato che l'integrale utilizzo della sovvenzione avverrà entro un anno dalla sua erogazione, agosto 2022, affermando il correlato impegno al mantenimento dei livelli occupazionali per un anno a decorrere dal versamento del contributo. Si noti che tale affermazione amplia e rafforza l'impegno che nella delibera della Giunta regionale 1555/2020 era stato stabilito in un anno dalla concessione, quindi dicembre 2021, estendendo appunto fino a agosto 2022. La rendicontazione finale sarà quindi trasmessa entro tale data. In riferimento all'adempimento a carico della Regione Toscana, si riferisce riferire alla Commissione Europea entro il marzo del 2022. La società ha trasmesso per mail in data 25 febbraio 2022 il relativo report di quantificazione finale del danno subito, che la Regione ha poi trasmesso alla Commissione Europea al fine di verificare che l'aiuto concesso non abbia portato alcuna sovracompensazione, non abbia permesso di avvantaggiare i due scali rispetto alla concorrenza, ma abbia solo consentito la ripresa delle normali attività aeroportuali messe in crisi dalla pandemia.
In relazione alla detta verifica, che la Commissione europea in data 16 marzo 2022 ha comunicato per mail esito istruttorio positivo, vale a dire che l'Italia ha debitamente rispettato il considerando 47D della nostra decisione nel caso è Società Aeroporti, SA 59-518 relativa alla verifica dell'assenza di sovraccompensazione sulla base dei conti certificati Toscana Aeroporti. È bellina questo gioco di parole. Avete avuto anche gli allegati, vi ricordo soltanto ai consiglieri che sono allegati che possono essere usati strettamente alle funzioni necessarie allo svolgimento del mandato, ma sono documentazioni che credo utili a verificare tutto il complesso delle operazioni che è stata fatta con uno sforzo importante che la Regione Toscana ha fatto, i 10 milioni, per garantire la sopravvivenza dell'operatività dei suoi aeroporti. Cosa che, alla luce dei fatti e alla luce della ripresa delle attività, mostra quanto sia stata importante, perché il 2022, anche con sorpresa, è partito con una dimensione dei volumi di traffico che inizialmente erano impensabili e che credo possano essere salutate queste nuove dinamiche, che speriamo si consolidino, ma la società ha già pubblicamente presentato una serie di nuove iniziative e nuove tratte, l'ultima ufficialmente proprio in occasione del San Giovanni, il volo diretto verso Dubai, che dimostra come questo intervento a parziale copertura della perdita consistente che si è avuta nel 2020 ha permesso un rilancio immediato, e sapete quanto sia importante per il turismo avere la possibilità di arrivare in Toscana direttamente e non essere mediati negli arrivi con una rottura di carico rispetto alla destinazione, dovendo atterrare da un'altra parte che non sia la Toscana. Grazie, ringrazio l'assessore Marras. Ci sono interventi? Non vedo nessuno iscritto a parlare. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metto in votazione gli atti collegati. Chiedo agli uffici cortesemente se mi danno gli atti collegati. Ci sono tre atti collegati, un ordine del giorno a prima firma Presidente Galletti, una proposta di risoluzione a prima firma collega Presidente Montemagni e un'altra a prima firma Presidente Tozzi. La parola alla Presidente De Robertis. Grazie Presidente. Approfittavo della discussione in aula dell'argomento per chiedere all'assessore Marras se si può far portatore presso la presidenza e la direzione, l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, se può rispondere alle nostre numerose richieste di audizione in commissione. Grazie. Grazie. Ringrazio la presidente De Robertis. C'è anche la mozione 888 di Fratelli d'Italia, prima firma il collega Petrucci, vedo. Prego, la parola al collega Petrucci. Un secondo, scusa. Giovanni. Era mio figliolo. Allora,
su questo tema ci sono due grandi questioni e all'interno della seconda questione ci sono poi altre due, permettetemi, situazioni. La prima questione è di tutta evidenza che il trattamento che ha avuto Toscana Aeroporti, del trattamento che ha avuto Toscana Aeroporti rispetto alla sofferenza, alle sofferenze rispetto alla traversata della crisi pandemica, di quel trattamento nessun altro soggetto pubblico o privato o pubblico un po' privato ha avuto da parte della Regione Toscana in questa congiuntura drammatica qual è stata la pandemia. Non si è fatto provvedimenti del genere non solo per altri soggetti di questa natura e di questa portata, ma nemmeno per altre categorie di soggetti. Cioè abbiamo dato 10 milioni di euro a Toscana Aeroporti e non si è dato 10 milioni di euro nemmeno a tutti i calzaturieri, nemmeno a tutti i ristoratori, nemmeno a tutti gli agricoltori. Quindi c'è stato un doppio pesismo che può essere eventualmente giustificato solo e soltanto dalla natura di questa società rispetto alle altre e dalla strategicità di questa società rispetto alle altre. La natura è evidentemente dovuta al fatto che Toscana Aeroporti, che se ne dica, cioè che ne dica Toscana Aeroporti stessa, è una società partecipata dal pubblico, compreso dalla Regione Toscana, e il fatto che evidentemente la società che gestisce il 100% degli scali regionali, quelli di prima fascia, evidentemente ha un ruolo strategico da un punto di vista infrastrutturale che non è paragonabile agli altri. Questo è il primo tema. Ciò detto, però, quella società, anche netto delle due precondizioni che dicevo, ha avuto un trattamento da parte della Regione Toscana che nessun altro ha avuto nella drammaticità della crisi pandemica. Quel trattamento, ed è la seconda questione, prevedeva però sostanzialmente due situazioni. La prima è che non ci fosse una sovracompensazione, ovvero noi ti diamo questo aiuto importantissimo, ma questo aiuto importantissimo evidentemente deve essere un aiuto finalizzato a coprire le perdite e i danni che tu hai avuto. E lo do a te e non agli altri, poiché te sei in parte partecipata anche da noi e poiché te, Toscana Aeroporti, hai un ruolo strategico che i ristoratori non hanno. La sovraccompensazione prevede che la società, se la vogliamo ridurre in maniera volgare, mi auguro che la professoressa Paris non abbia da correggermi, ma tecnicamente probabilmente sì, la sovraccompensazione prevede che senza quei soldi Toscana Aeroporti non avrebbe potuto avere i numeri che ha. Ed è di tutto evidente da un punto di vista sostanziale che nel momento in cui su quell'esercizio si ha un ricavo di 7 milioni di euro e quei 7 milioni di euro vengono utilizzati come dividendi per i soci, la sovraccompensazione crolla evidentemente su se stessa, perché è evidente che Toscana Aeroporti avrebbe potuto sopravvivere alla crisi pandemica anche senza 7 di quei milioni, anche senza 7 di quei 10 milioni, rinunciando a una cosa alla quale hanno rinunciato tutti, ovvero a fare la divisione degli utili. I ristoratori, i barristi, i calzaturieri, gli agricoltori non solo non hanno diviso gli utili, ma sono andati probabilmente in banca a chiedere il fido o l'allargamento del fiduo o sono andati a Findomestic piuttosto che Agos Ducato per chiedere i soldi per poter pagare le bollette. Non solo non hanno diviso gli utili, ma anzi hanno dovuto frugarsi in tasca, scusatemi la gergalità del termine, per poter tenere botta alle perdite. Allora quella sovracompensazione, io non so come la si voglia, assessore, leggere da un punto di vista tecnico, sicuramente da un punto di vista politico
vi è sovracompensazione nel momento in cui non ci sono le necessità di intervenire con l'aiuto del pubblico per poter evitare che la società crolli e quindi per evitare che crolli una società che gestisce una infrastruttura strategica come quella che gestisce Toscana Aeroporti. L'altra situazione, e so che tecnicamente non è corretto, ma qui si fa politica, no? Qui si fa politica. Scusate, l'altra situazione che è ancora più speciosa è che Toscana Aeroporti dice di impegnarsi a ricevendo quel bonus da parte della Regione Toscana a mantenere uguali livelli occupazionali. Allora, su questo bisogna capire che cosa si intende per livelli occupazionali. A casa mia uguali livelli occupazionali significa che se oggi ci sono 100 dipendenti, uguali livelli occupazionali significa che ci sono gli stessi 100 dipendenti anche domani. Il che significa che se di quei 100 dipendenti 10 si licenziano, 5 vanno in pensione e 5 si mettono in aspettativa, se ne assume altri 20. Perché il livello occupazionale significa che domani ci devono essere 100 dipendenti come oggi. Gli stessi livelli occupazionali non significa non licenziare, ma significa mantenere lo stesso numero di dipendenti. Oltretutto, e qui c'è la collega Galletti che conosce molto meglio di me quello che sto per dire, il lavoro in Toscana Aeroporti è un lavoro, può sembrare strano, no? Per chi non conosce bene la situazione regionale, ma è un lavoro a forte dipendenza stagionale, perché è evidente che all'aeroporto di Pisa, in particolar modo, che è quello che conosco meglio, nel mese di giugno, di luglio e d'agosto non c'è bisogno degli stessi dipendenti di cui c'è bisogno a gennaio, febbraio e marzo, perché il traffico passeggeri è completamente differente. Allora esiste, e anche qui la collega Galletti penso che dopo interverrà potrà confortarmi, esiste una formula che è gergalmente chiamata summer all'interno di Toscana Aeroporti, che sarebbero gli stagionali che Toscana Aeroporti assume ogni anno per far fronte al sovraccarico di passeggeri che, se Dio vuole, d'estate c'è, a differenza delle altre stagioni. Basterebbe, assessore, presidente Mazzeo, presidente Gianni, che il giorno dopo in cui avete partecipato alla bellissima iniziativa del taglio del nastro per il volo per Dubai, aveste preso parte al presidio dei lavoratori e aveste preso atto di quello che sta succedendo, per esempio, dentro lo scalo pisano, dove l'aumento esponenziale, se Dio vuole anche quest'estate, dei passeggeri non ha, quest'estate per la prima volta, non ha visto un aumento corrispondente del numero di addetti. Allora, su questi termini, io, assessore, che riconosco a lei essere persona intellettualmente onesta e persona che sta sulle cose in maniera puntuale e precisa, avrei voluto sentire altre cose, avrei voluto sentire altre rassicurazioni. I livelli occupazionali, di cosa si intendeva? Che non si licenziavano le persone o che si intendeva lo stesso numero di addetti? Per livelli occupazionali, quando si è preso a riferimento, gennaio o luglio? Per sovracompensazione, al di là di quello che prevede la tecnicità dei termini tecnici e economici in questo senso, non è sovracompensazione quando si fa un ricavo di 7 milioni e si dividono tra i soci? Cioè, uno dei soci è Regione Toscana, siamo alla follia, e vado a finire, vi rendete conto di quello che è successo? Regione Toscana è uno dei soci di Toscana Aeroporti. A un certo punto quel socio dice: siccome siamo in difficoltà, io sul banco ci metto 10 milioni per sostenervi. Su quell'esercizio la società decide di dividere gli utili, no? E ne divide 7, dandone quota parte un po' a tutti e quota parte di quei 7 a Regione Toscana, che è un socio che ce l'ha messi tutti e 10. E la politica non dice nulla. È tutto normale. È tutto regolare. Il socio minoritario che Regione Toscana si fruga e mette 10 milioni da Toscana Aeroporti, che non ha dato nessun altro, di quei 10 Toscana Aeroporti se ne divide 7
e di quei 7 la Regione Toscana che ne ha messi 10 ne tocca soltanto il 5%. Sembra strano solo a me? Vi chiedo, sembra strano soltanto a me questo che è successo all'interno di Toscana Aeroporti? Vi chiedo, quanti sono i dipendenti stamani mattina che lavorano allo Scalo Galilei e che lavorano a Vespucci? Quanti sono? Me lo dite perché qui non lo vedo. Quanti erano nel momento in cui si è firmato quel protocollo? Allora, quello che noi rinterverrò dopo con l'atto collegato, vorremmo, pretendiamo, chiediamo, facendoci portavoce di quei lavoratori che fanno i presidi quando voi invece andate il giorno prima a tagliare i nastri, noi vogliamo sapere queste risposte. E su questo, scusatemi, prendo 20 secondi in più, è scritto nero su bianco che si intende i livelli occupazionali non soltanto quelli diretti, ma anche quelli indiretti. Abbiamo assistito tutti al tentativo di vendere l'handling perpetrato per mesi senza che nessuno aprisse bocca, nemmeno i nostri rappresentanti nel CDA di Toscana Aeroporti, e che è stato bocciato soltanto da ANAC per tutta un'altra questione. Per mesi si è tentato di vendere un servizio fondamentale. L'handling non sono quelli che portano le valigie. L'handling è il servizio fondamentale da un punto di vista di sicurezza aeroportuale, e non si è venduto semplicemente perché ANAC l'ha vietato. Perché se non fosse intervenuta ANAC, strappando i protocolli firmati, l'handling sarebbe stato venduto da parte di Toscana Aeroporti. Scusate, ma su queste cose penso che la veemenza sia purtroppo dovuta. Grazie al collega Petrucci. La parola alla Presidente Galletti. Grazie Presidente. Diciamo che ho annotato alcuni elementi su questo documento che ci è pervenuto come comunicazione, che giudichiamo innanzitutto insoddisfacente rispetto a quelle che erano le aspettative di contenuti all'interno di questo documento. Ci aspettavamo che appunto dopo la relazione che era stata fatta, dopo il bilancio, la conclusione era avvenuta il 30 aprile, si potesse essere arrivati, e ci sono stati anche dei posticipi della comunicazione in questa scadenza con dei contenuti completi al 100% su cui si sarebbe potuto esprimere un giudizio anche politico. Giudizio politico che nella comunicazione che ci è stata appunto presentata dall'assessore Marras, che ringrazio, giudizio politico e valutazioni o magari anche autocritiche vedo mancare secondo me in questo momento da parte della Giunta appunto. Questa comunicazione rende conto infatti soltanto di circa un terzo delle spese, che in realtà non chiarisce in maniera esaustiva la natura degli investimenti. Si limita a descrivere i settori in cui si è investito e la funzione, con una ripartizione per area delle spese generali. E questo vi assicuro che appunto per chi non è addetto ai lavori è anche più difficile capire a cosa si riferiscono. Faceva prima l'esempio il collega Petrucci che handling non è bagagli come si potrebbe pensare, che invece riguarda BHS per esempio. Ci sono delle particolarità che mi rendo conto possono non essere comuni per tutti e che rendono magari anche facile da essere decifrati e divulgati per certi versi, ma noi cercheremo anche di aiutare in questa lettura. A una successiva richiesta di integrazione nel dettaglio dalla parte della Regione si leggono anche i pagamenti erogati alle aziende che hanno prestato la loro opera. È una documentazione che, lo ripeto, io ritengo tutt'oggi insufficiente per un'effettiva valutazione della congruità della spesa di 10 milioni. Che lo ricordiamo, rispetto a altri contributi che sono stati erogati per ristori o altre situazioni, si pensi il sempre famoso concomitante 10 milioni per la sanità che venne dato a fine del 2021, stride un po' rispetto ad altri numeri che sono stati appunto messi a disposizione di altre categorie. Se la Giunta regionale ha maggiori dettagli, io gli pregherei di appunto di fornirceli, però allo stato attuale quello che ci è stato riferito corrisponde più o meno all'accesso agli atti che abbiamo fatto qualche mese fa e niente di più. E ricordo anche la tempistica singolare che ricorderete tutti andava con l'episodio del cargo che trasportava, che sembrava appunto, se non ricordo male, è andato così, un carico di armi verso l'Ucraina. Ci fu sollecitato il presidente Carrai proprio in quel momento lì, ci fu un momento anche particolare e venne sollecitato nel corso di quell'intervista dove gli venne chiesto questo anche dei 10 milioni nel corso dell'inaugurazione per l'ampliamento del terminal a Pisa.
E c'è anche l'imbarazzante voto che è stato richiamato prima di astensione nel CDA della Regione Toscana in merito alla ripartizione degli utili dal fondo di riserva. Non ripeterò quello che è stato detto sulla vendita delle azioni e su quanto si è investito qui, perché il conto naturalmente va in rosso se andiamo a guardare un bilancio. Ecco, quello che sarebbe la diligenza del padre di famiglia, come viene detta, diciamo in ambito giuridico, credo che sarebbe un po' messa in discussione dalle spese, dai conti che sono stati fatti per quanto riguarda Toscana Aeroporti. E considerando anche che a agosto 2022 scadrà il termine entro il quale la società di gestione dovrà rendere conto dell'intera cifra, viste le tempistiche, il dubbio è che servirà molto più tempo in realtà per la discussione definitiva, quindi ci riserveremo di farla, di richiedere un'ulteriore comunicazione a settembre. C'è poca politica appunto all'interno di questa comunicazione, nessuna valutazione, nessun giudizio, se l'erogazione al momento, appunto con i dati che abbiamo, risulta di essere congrua rispetto agli obiettivi che si dovevano conseguire, tra cui, lo ricordo, quella della tutela occupazionale, che in quelle righe abbastanza generiche che furono state scritte aveva un significato ben preciso: mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le persone che all'epoca lavoravano in Toscana Aeroporti e che erano state penalizzate dal Covid, quindi anche loro, come la società, come tutti, come tutto il mondo, incolpevoli vittime di un'ondata pandemica che l'intero mondo era impreparato ad affrontare. Però, diciamo, si è badato innanzitutto al calcolo ragionieristico che stava dietro Toscana Aeroporti, quel Toscana Aeroporti che, quando si è trattato di dismetterne le quote perché non strategica, si è fatto e si sono venduti. All'improvviso però, quando si tratta di dare 10 milioni, ritorna strategica e quindi giustifica l'intervento della Regione. Guardando la ratio di come di questi due passaggi, che viene invocata ma nello stesso tempo rovesciata allo stesso momento, si può capire che c'è una contraddizione in termini che non sfugge, anche se c'è passato un lasso di tempo piuttosto lungo tra i due episodi. Tra l'altro è curiosissimo il fatto che all'epoca venne detto che le quote che sarebbero state della vendita delle azioni di Pisa sarebbero state date come una compensazione per il territorio. Laddove si parli di compensazione significa già che c'è una consapevolezza che in qualche modo si è fatto un danno, quindi si sia un problema di linguaggio o di consapevolezza che in realtà si stava danneggiando un'area della Toscana, io questo non lo so, però secondo me il linguaggio tradisce bene quello che in realtà si rendevano bene conto di fare all'epoca e che rimane tutt'oggi un problema insoluto, perché quel denaro che doveva arrivare dalla vendita delle quote doveva essere utilizzato per degli scopi relativi alla città di Pisa, non è ancora arrivato e siamo nel 2022, lo ricordo. Allora, ricordo anche la questione del traffico, che è stato in forte crescita, si diceva prima, della stagione della summer. Considerando gli aspetti sociali dell'emergenza sanitaria e la diminuzione che ci sarebbe stata dei contagi, in realtà abbiamo visto che le curve sono ben diverse, ci si poteva aspettare che sarebbe stato necessario quindi una quantità di personale di un certo volume, grazie alla possibilità di viaggiare più liberamente. E quindi bisognava a maggior ragione mantenere i livelli occupazionali per la funzionalità delle strutture, anche con un'adeguata pianificazione di questa crescita, perché altrimenti una società di gestione non si capisce bene cosa faccia. Gestisce appunto, che è una delle funzioni fondamentali, le curve del traffico e in base a questo regola i dipendenti, che sono praticamente l'attività principale, le spese maggiori insieme a quello della safety, della security e di altro. E ringrazio i colleghi fuori dall'aula se ci aiutano con un maggiore silenzio. Sì, ha ragione la Presidente Galletti. Permettiamo di svolgere, come vi chiedevo all'inizio, è un giorno complicato. Se ci aiutiamo tutti si fa più velocemente e si fa meglio. Prego. Grazie Presidente. Quindi questa pianificazione è mancata, quindi capaci di riuscire a fare una mediazione per avere quei 10 milioni che aiutino la sopravvivenza della società, un po' meno capaci, mi viene da dire, guardando da fuori, a fare quella pianificazione che infatti oggi mette nella condizione in cui il personale di fatto è mancante. In realtà ci sono altre ragioni per cui c'è questa carenza. Come denunciato da alcune sigle sindacali, in occasione dello sciopero del comparto aeroportuale toscano che si è tenuto il 25 giugno, siamo di fronte al fallimento citazione, modello imposto in questi anni da molti vettori operatori del trasporto aereo, il problema si fa anche più largo, non più sostenibili dal punto di vista lavorativo. Il problema infatti qui si allarga. E sono mancati da parte di Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling interventi per rinforzare gli organici in vista dell'aumento di passeggeri. Non c'è stata la stabilizzazione degli lavoratori stagionali, che dopo molti anni di precarietà sarebbe stata anche opportuna.
e moralmente secondo me assolutamente dovuta nei confronti di quello che ha fatto, rispetto a quel che ha fatto la Regione, ma ha previsto anzi un corpo, ha preso corpo questo piano di esternalizzazione che ha portato ad affidare all'esterno una serie di attività, e si rammentava prima anche che sia stato stracciato, diciamo, quell'esternalizzazione non certo per volontà da parte dell'azienda, ma per un aspetto tecnico, burocratico e giuridico, mi viene da dire. La mancanza di un'adeguata programmazione, e questo denunciano i sindacati, ha determinato turni scoperti, squadre ridotte, notevoli carichi di lavoro sugli addetti in numero insufficiente a gestire le attività. Situazione aggravata anche da numerosi eventi di aggressioni verbali e fisiche da parte dei passeggeri esasperati per i controlli e per gli spazi stretti. Non più tardi della settimana scorsa ci sono stati all'interno di un gate dei malori dovuti al fatto che i passeggeri erano rimasti lì con i condizionatori non funzionanti. E vi posso assicurare, da persona che ci ha lavorato all'interno di quelle stanze, perché poi delle volte bisogna anche toccare con mano le cose di cui si parla, che i guasti purtroppo non sono infrequenti, soprattutto nella parte più vecchia che non è stata ristrutturata, e si parla ormai di 7 anni che sono all'interno di questo consiglio, quindi diciamo il problema dei condizionatori per il benessere, soprattutto per evitare i malori dei passeggeri ma anche del personale, sarebbe ben stato, doveva ben essere risolto. Niente stabilizzazione part time involontari, verticali e ciclici, figuriamoci, che operano da molti anni nei due scali, nonostante l'espressione di voto di questo consiglio sui nostri atti e le denunce che sono state fatte da sindacati e dalle forze politiche che non girano gli occhi di fronte a questo. Il parco mezzi continua a essere inadeguato rispetto a quelle necessità, le ipotesi di esternalizzazioni restano e anzi aumentano. Tra personamenti e addii volontari, che sarebbe interessante fare un dibattito anche del perché tante persone decidono di abbandonare quel posto, il Galilei ha perso almeno 30 addetti. Il Vespucci invece fa i conti con un numero di lavoratori, secondo i sindacati, non sufficiente a garantire tutte le attività. Ecco come affrontiamo la Summer 2022, quella che doveva permetterci di recuperare. Giova ricordare che dal 1 luglio un accordo tra SPA Aeroportuale Toscana e le organizzazioni sindacali metterà fine al regime di cassa integrazione a cui sono stati sottoposti tutti i lavoratori di Toscana Aeroporti, che sono 300, e Toscana Aeroporti Handling, 400, dal marzo 2020 per fronteggiare l'azzeramento del traffico aereo. Misura che secondo le organizzazioni sindacali non basterà a gestire il flusso dei passeggeri e livelli di traffico inferiori di appena il 10% rispetto a quelli pre-pandemia, parlo del 2019. La Regione non dovrebbe fare appelli come quello dell'auspicio che investimenti e nuove rotte si trasformino in lavoro stabile. Vado a concludere, grazie Presidente, ero stata un po' interrotta, se mi si può permettere ancora un paio di minuti. Invece degli appelli, il suo compito sarebbe quello di guidare le politiche di crescita di questo settore nevralgico per la mobilità e soprattutto garantirne i lavoratori. Gli auspici li possiamo fare noi da banchi dell'opposizione, possiamo fare solleciti, possiamo fare gli atti. A chi ha l'onore e l'onere di amministrare spetta a farlo con azioni concrete, e finora l'azione più concreta che abbiamo visto sono stati quei 10 milioni a Toscana Aeroporti. In questo scenario appaiono questo denaro messo a disposizione dalla Regione, che a quanto pare anche alle spalle un fondo diciamo di consistenza ben maggiore, si parla di miliardi, un fondo estero. È una nota un po' stonata e fuori dal coro, mi dispiace ancora dirlo, proprio perché, come è stato detto prima, lo considero un affronto anche nei confronti di molti altri imprenditori che invece con molto meno avrebbero potuto avere la possibilità di tirarsi su di fronte alla sanità, di fronte alle tante mancanze di denaro, di finanziamenti sicuri, ma che questa Regione ha. Quei soldi, vado a concludere, potevano essere utilizzati per rafforzare la sanità pubblica, per evitare che le scale finissero sotto organico, e per molti altri interventi che in questo momento probabilmente avrebbero avuto una maggiore urgenza. Io di nuovo mi riservo di ripresentare una richiesta di comunicazione quando sarà tutto completo, perché al momento attuale non è stata data risposta esaustiva, assolutamente secondo noi parziale, e soprattutto non ci aiuta a fare il punto se effettivamente quei 10 milioni, come dovrebbe valutare la Regione Toscana e come politicamente dovremmo esprimerci, sono stati ben spesi, spesi opportunamente, perché questo era l'impegno che ci eravamo presi fin dal primo giorno. Grazie Presidente. Perfetto, grazie. Ha chiesto di intervenire Tozzi, prego. Sì, grazie per la parola. Ho ascoltato con attenzione le parole dei miei colleghi e devo dire che nell'approcciare a questa comunicazione la prima domanda che mi sono fatta è per quale motivo un socio pubblico che oggi detiene il 5% delle partecipazioni in Toscana Aeroporti abbia deciso, ce lo ha comunque diciamo spiegato l'assessore,
di investire 10 milioni di euro all'interno di quella compagine. E mi sono chiesta per quale, diciamo, quali fossero state le ragioni politiche del perché, nel momento in cui credo lo sviluppo del nostro sistema aeroportuale è un settore strategico, ce lo siamo detti, anche per il rilancio del turismo, ma lo è anche come volano dell'intero sistema economico, si sia arrivati in Regione Toscana, evidentemente con decisioni passate, a questo tipo di situazione, che, come diceva il consigliere Petrucci, ricordando la distribuzione degli utili, appare quasi paradossale. In realtà ha, diciamo, una genesi ben precisa. Ed è naturalmente una genesi che credo tanti, forse colleghi, che sono stati anche assessori, ricorderanno, perché io, essendo neofita, ho dovuto ripercorrerla, ma nasce nel 2014, quando, nel momento in cui si decide, diciamo, il Ministero decide che è opportuno accorpare Pisa e Firenze, si comincia, diciamo, a scatenare quella che purtroppo ancora oggi ci portiamo dietro, paradossalmente quasi come una guerra di campanili, che vede da sempre contrapposte queste due città, questi due scali, che a un certo punto però devono trovare, diciamo, una convergenza, anche perché c'è un socio privato che è attualmente il socio di maggioranza, che decide di metterci diversi milioni attraverso un'OPA che scatena tutta una serie, diciamo, di reazioni, in particolare con l'allora SAT, che è la società che gestiva l'aeroporto di Pisa, che, proprio perché a maggioranza controllata da soci pubblici, a un certo punto fa muro e decide che non è il caso che il socio pubblico si sfili e venda. Tutto questo non è strano neanche il Consiglio regionale, che viene coinvolto, direi con grande slancio, dall'allora presidente Enrico Rossi, che con determinazione porta avanti una scelta ben precisa, quella di fondere le società, quindi la SAT e la DF, la Società Aeroporti di Firenze, che però all'epoca, si parla del 2014, era già controllata a maggioranza da soggetti privati, e quindi si procede con questo percorso. È chiaro che questo è stato un percorso che a un certo punto stravolge anche quelle che erano state delle precisi punti di programmazione, perché se io vado a recuperare una delibera del maggio 2014 della Giunta, si dice chiaramente che nel piano integrato di infrastrutture e mobilità, il mantenimento delle partecipazioni regionali nelle società aeroportuali era giustificato dal carattere di forte strategicità di quelle società che rivestono all'interno del sistema aeroportuale. Quindi il primo punto naturalmente è questo: ritrovarsi oggi invece in una situazione di minoranza all'interno di una società che sostanzialmente, passatemi il termine poco tecnico, fa e disfa come le pare, ma è anche normale, è anche fisiologico, perché è una società in cui il privato che investe milioni deve anche prendere delle decisioni che riguardano gli asset strategici piuttosto che l'occupazione, perché naturalmente non si sta parlando di un personaggio che è, come dire, sottocapitalizzato, sprovveduto. Si tratta di una società che è, ben solida, quotata e che investe in questo settore miliardi. Quindi abbiamo, già partiamo come soci pubblici deboli in partenza. Questa guerra di campanili naturalmente purtroppo ancora oggi non si ferma, e ancora oggi purtroppo siamo ancora a parlare di quella che è la vicenda dello sviluppo del nostro sistema aeroportuale. Naturalmente questa scelta, che appunto oggi naturalmente scontiamo, perché è chiaro che quando tu sei un socio che detiene per scelta politica il 5% del capitale, naturalmente anche il peso che tu hai all'interno di un consiglio di amministrazione è fortemente ridimensionato. Ed ecco allora, dato che quando questa operazione di vendita fu portata a termine con la fusione, quando io leggo nel novembre 2014 una dichiarazione dell'allora presidente Rossi che mi dice 13 milioni di euro incassati da Regione Toscana per la vendita di quote di SAT che avrebbero dovuto essere reinvestiti sul territorio. Ora, io non vengo dalla provincia pisana, ma
credo che i miei colleghi sappiano meglio di me se questi 13 milioni di euro sono stati effettivamente investiti in ciò che si diceva, ma non è questo il problema. Noi abbiamo introitato 13 milioni di euro allora, visti come una vittoria che oggi scontiamo, perché comunque sia siamo soci di minoranza in un asset strategico, ne abbiamo restituiti 10 sotto forma di aiuto di Stato. Quindi già qui l'operazione ha qualcosa che non torna. E ne abbiamo, nell'ambito della ripartizione degli utili, naturalmente, è chiaro, riavuti indietro meno. Con tutta una serie di incertezze che non solo riguardano gli investimenti e quelle, come dire, compensazioni sul fronte pisano, ma io ricordo anche che all'epoca, quando fu licenziata la delibera che autorizzava la vendita al silenzio, socio privato, colleghi, nel rispetto di Tozzi, prego. Ricordo anche che ci furono degli impegni ben precisi nei confronti dell'aeroporto di Peretola. Allora si scrisse in quella delibera, trovo qui un riferimento del maggio 2014, con cui si chiedeva a Corporazione America di non solo dichiarare esplicitamente di conformarsi alla futura strategia di business con le previsioni degli strumenti di pianificazione, ma soprattutto il Consiglio regionale dava indicazione al socio privato che la pista di Peretola avrebbe dovuto essere pari a 2.000 metri e non 2.400. E qui si riapre il problema annoso. Il problema annoso. Oggi siamo arrivati a 2.200 per le prescrizioni di ENAC. L'altro giorno però leggevo che il sindaco di Firenze invece propende per un asse che guarda oltre l'Appennino. Quindi ecco, mettiamoci d'accordo. Mettiamoci d'accordo perché io credo che quella decisione di far contare meno Regione Toscana in un settore strategico, a maggior ragione oggi dopo quello che abbiamo vissuto, sia stato un errore clamoroso, perché oggi ci mette nelle condizioni di subire da un lato, come dire, di essere quelli che dovrebbero programmare di concerto anche con il socio privato investimenti importanti, ma dall'altro subiamo anche le decisioni del soggetto privato. Il soggetto privato che si è impegnato a fare determinati investimenti, perché è questo il nocciolo della questione. Investimenti che io credo oggi non siano più rinviabili, questo deve essere chiaro. Però naturalmente non si può neanche pensare che la Regione Toscana si frughi in tasca e tutte le volte c'è una necessità, che tra l'altro, permettetemi, va bene anche finanziare una società nella quale siamo soci. Magari lo facciamo nell'ambito di una delibera che ha deciso di aumentare il capitale sociale, per esempio. Questo avrebbe avuto un senso, investire liquidità nell'ambito di un aumento di capitale che avrebbe riportato Regione Toscana magari ad incidere quel po' in più che oggi nell'ambito e di concerto con l'attività di programmazione della Regione e con l'attività, diciamo, di investimento del socio privato, forse, dico forse perché non lo sappiamo, avrebbe portato ad una accelerazione dell'iter, avrebbe portato ad una minore divisione anche tra due realtà importanti, egualmente importanti per lo sviluppo di Regione Toscana. Perché guardate, credo che tutti noi dobbiamo vedere con soddisfazione il volo che da Pisa oggi porta anche Toscani, non solo per turismo ma anche come, diciamo, elemento di traino dell'economia verso Dubai. Quindi c'è un potenziale che però oggi non può vedere rilegato il socio pubblico al solo, come dire, finanziatore, peraltro senza neanche contare come, diciamo, un socio che acquisisce un maggior potere in termini di quote. Quindi questo è quanto. Quindi io non mi stupisco, ma mi dispiace che siamo arrivati a questo punto di ciò che sta accadendo, perché non lo possiamo liquidare questi 10 milioni come un aiuto di Stato dato per tenere in piedi il sistema aeroportuale, quando noi nel 2014 abbiamo fatto una scelta precisa, ci siamo sfilati, quindi questo già è contraddittorio. Allora, e questo chiudo, credo di dare per illustrato anche l'ordine del giorno, anzi la proposta di risoluzione che ho presentato, la quale semplicemente chiede che si ripensi al ruolo di Regione Toscana all'interno di Toscana Aeroporti e chiede che ci si impegni
ad adottare un'iniziativa che possa essere utile ad aumentare la quota di partecipazione di Regione Toscana nell'ambito dell'azionariato di Toscana Aeroporti. Perché? Che se vogliamo contare e non essere solo quelli che foraggiano senza avere un ritorno, neanche in termini di investimenti e neanche, diciamo, in termini di tempestività degli investimenti, perché adesso io credo, parlando di questioni risalenti al 2014, quando si parla di Pisa, si parla di Peretola, siamo nel 2022 e ad oggi non si è visto niente, al di là di quelle che sono state le vicende anche giudiziarie legate alla bocciatura del master plan e quant'altro. Però oggi io credo che tutti quanti in sinergia si debba lavorare davvero per rendere competitiva questa regione. E il socio pubblico, lo ripeto nuovamente, non può essere marginale in questa partita. Grazie. Perfetto, grazie. Chiedo ai colleghi di stare nei tempi che ci siamo dati. Meini. Sì, grazie Presidente. Quando si è deciso di dare un contributo, un aiuto a Toscana Aeroporti, da parte mia non c'è stata una contrapposizione, perché ritenevo che comunque un settore strategico come quello aeroportuale toscano, in un momento di crisi, il contributo avrebbe magari portato, sicuramente questo speravo, a una tutela del livello occupazionale, ma soprattutto avrebbe dato modo di ripartire con una serie di servizi che sempre entrambi gli scali hanno avuto senza distinzione, nel momento in cui, prima o poi si sperava in quel momento, oggi lo certifichiamo, ci fosse stata la ripartenza, perché prima l'assessore lo diceva e io ne ho preso atto, ma già lo sapevo all'inizio, nell'estate del 2022, già da alcuni mesi, perché la ripartenza l'abbiamo vista già ad aprile. Entrambi gli scali aeroportuali hanno visto una crescita esponenziale che sembra forse, se in fondo all'estate lo diremo, superare quella del 2019. Quindi i dati ci danno una speranza, gli aeroporti sono pieni, i nostri alberghi sono pieni, quindi il contributo io credevo e speravo fosse anche funzionale a una serie di settori che poi circondano il sistema aeroportuale toscano, perché non ci scordiamo che nel momento in cui arriva un turista non è che ha soltanto il servizio dell'aeroporto di Pisa piuttosto che l'aeroporto di Firenze, ma utilizza una serie di servizi sul nostro territorio e quindi crea un'economia circolare che comunque di cui ne crea beneficio l'intera regione toscana. Sicuramente è vero, l'hanno detto i miei colleghi, la comunicazione è parziale, però ritengo che non sia una responsabilità dell'assessore dal punto di vista della rendicontazione, dobbiamo dirlo, perché comunque se il termine ultimo è agosto 2022 ci riserveremo poi di fare una valutazione complessiva a settembre-ottobre, quando Toscana Aeroporti ci consegnerà l'intera rendicontazione. Però dal punto di vista di tutela occupazionale io ho fatto delle ricerche e mi sono fatta delle domande, perché comunque, e vado anche in parte a presentare l'atto così per stringere il più possibile i tempi e non tornarci sopra, perché secondo me il tema centrale di oggi è sicuramente quello della tutela occupazionale, che non mi risulta esserci stata, perché io ho fatto una ricerca basandomi sul 2019, quando l'organico medio, scusate se leggo i numeri, dell'equivalente a tempo pieno, quindi o due part time o un full time in calcolo EFT, era circa di 780,6. Oggi nel primo trimestre del 2022, non abbiamo l'intero dato ancora, siamo su una cifra del 633,5, quindi abbiamo avuto una diminuzione di personale, questo dobbiamo dirlo. Io ho fatto anche una piccola tabella paragonando 2019, 20 e 21, non ci sono ancora i dati completi del 2022, però ecco, anche la presentazione dell'atto è proprio per capire se il livello di tutela occupazionale è stato o non è stato rispettato. Per quanto mi riguarda non è stato rispettato, ci sono diverse unità che sono andate in pensione, quindi rispondo anche in parte a quanto diceva prima il collega Petrucci, che sono andate in pensione e che non sono state sostituite. Le persone che sono andate in pensione sono tantissime persone che erano lì da tanti anni e che svolgevano dei ruoli fondamentali sia dal punto di vista di sicurezza che dal punto di vista organizzativo di entrambi gli scali aeroportuali. E poi c'è la questione dei summer, di tutti coloro che
facevano un lavoro prettamente stagionale, quindi venivano assunti per 6 mesi e non erano a contratto a tempo determinato e indeterminato all'interno dei 2 scali aeroportuali. Ecco, nessuna unità aggiuntiva quest'anno con Summer, quindi con i lavoratori stagionali, è arrivata in nessuno dei 2 scali aeroportuali. Quindi i dipendenti che lavorano all'interno di Toscana Aeroporti si trovano a gestire un flusso di traffico che sembrerebbe, ripeto, superare il traffico del 2019 con nessuna unità aggiuntiva. E questo secondo me è un tema su cui il Consiglio regionale, la Giunta regionale deve chiedere dei chiarimenti. Perché io anch'io non ho capito, nella delibera di giunta si parlava di una tutela occupazionale per i 12 mesi successivi, ma non si capiva a quale periodo si facesse riferimento, perché il periodo invernale rispetto al periodo estivo è totalmente un periodo completamente diverso, non solo per il numero di passeggeri, ma anche per il numero dei dipendenti che lavorano all'interno dei 2 scali aeroportuali. Abbiamo assistito ad uno sciopero importante lo scorso sabato, a una manifestazione molto importante. Siamo finiti su un tabloid inglese, però non purtroppo per dire che i numeri della Toscana sono nettamente aumentati, questo avremmo sperato, ma perché alcuni inglesi hanno fatto una denuncia nei confronti di Toscana Aeroporti, perché sono rimasti delle ore all'interno di un tunnel che porta al gate e hanno dichiarato che addirittura hanno provato a sfondare una porta di sicurezza perché non riuscivano più a respirare. Ecco, l'appello che io faccio sicuramente è quello di questa ripartenza, l'aspettavamo, sembra esserci dal punto di vista turistico e noi non ce la possiamo far scappare finendo sui tabloid inglesi o sui giornali con una serie di denunce dove quando arrivano i turisti in Toscana rimangono rinchiusi all'interno di un gate o rinchiusi in delle stanze per ore, non hanno determinati servizi, aspettano, poi i voli vengono cancellati proprio per mancanza di personale. Ecco, questa non, credo che non sia l'immagine che nessuno di noi voglia dare alla Toscana, al turista che arriva in Toscana. Quindi secondo noi il tema della tutela occupazionale, quindi la denuncia che noi facciamo sui numeri alla mano, però chiediamo anche alla Giunta in questa proposta di risoluzione che si verifichi, perché io ho fatto una ricerca autonoma, però molto probabilmente Toscana Aeroporti ha dei dati più precisi sulle politiche occupazionali e che poi si relazioni anche alla Commissione competente l'andamento di questa tutela. Un altro punto a cui voglio rispondere, sì, le quote di SIAT dovevano essere ripartite nei comuni, soprattutto il comune di Pisa che ancora ad oggi aspetta un contributo di quasi 3 milioni per la cittadella galileiana, e anche su questo io faccio appello alla giunta regionale perché ci sono già degli atti votati all'unanimità in consiglio regionale che si arrivi a dare il contributo per la realizzazione di un'opera che è molto importante per la città. Grazie. Chiesto di intervenire Torselli, prego. Grazie Presidente. Io volevo riportare l'attenzione sulla gestione che Toscana Aeroporti ha fatto di questo fondo, di questi 10 milioni di euro erogati dalla Regione Toscana, perché provando a ricomporre un po' il puzzle sia temporale che dei vari investimenti, dei vari contributi arrivati alla società, noi notiamo che con il decreto 13.951 del 2021, quindi quello che sancisce l'incasso da parte di Toscana Aeroporti dei 10 milioni, che risale alla metà di agosto del 2021, se non erro al 16 di agosto del 2021, Toscana Aeroporti incassa ufficialmente 10 milioni di euro e si impegna a rispettare alcuni parametri, uno dei quali era quello del rispetto del mantenimento dei livelli occupazionali di cui parlava prima il collega Petrucci per 12 mesi, quindi ad oggi non sono ancora trascorsi 12 mesi e se, come non ho motivo di dubitare, ricordava prima il collega Petrucci, il mantenimento dei livelli occupazionali si intende perché non è stato licenziato nessuno, nonostante oggi in forza agli aeroporti di Firenze e di Pisa vi siano meno personale rispetto all'anno scorso, da profano della materia, se c'è meno personale rispetto all'anno scorso i livelli occupazionali non sono stati mantenuti. Ma non è questo il tema è quello, secondo me,
da toccare è quello della restituzione delle somme eccedenti, perché Toscana Aeroporti si impegna a restituire eventuali somme eccedenti per fare fronte alla perdita dovuta alla pandemia da Covid-19 qualora fossero arrivati altri aiuti oltre ai nostri 10 milioni. Ebbene, altri aiuti sono arrivati, o meglio, o sono arrivati o Toscana Aeroporti ci racconta una volta una storia, una volta un'altra. E noi siamo abituati con questa società ad avere questo duplice comportamento, perché Toscana Aeroporti una volta è una società partecipata che viene a chiedere all'ente pubblico che partecipa l'aiuto quando c'è la pandemia da Covid-19, non lo è ogni volta che l'ente pubblico chiede di rendicontare qualcosa o di avere una risposta su come questi soldi vengono investiti. E non vorrei che anche in questo caso si fosse di fronte a un duplice comportamento. Perché? Perché a Toscana Aeroporti arrivano gli 85 milioni con la garanzia SESA da parte di Intesa San Paolo, da parte di Intesa San Paolo. Viene chiesto se questi 85 milioni non siano in sovrapposizione ai nostri 10 e ci viene detto certamente no, perché questi 85 milioni servono quota parte per garantire una liquidità alla società, un fondo di riserva liquido alla società per svolgere l'ordinaria amministrazione, una parte all'incirca 13 milioni e qualcosa per fare degli investimenti negli aeroscali di Firenze e di Pisa. Successivamente viene anche deciso, anzi in precedenza era stato deciso, che l'intero utile del 2019, altri 13 milioni e mezzo, venissero destinati interamente a fondo di riserva, quindi si rinunciasse alla ripartizione degli utili tra i soci, perché eravamo in emergenza pandemica e quindi questi soldi servivano per fondo straordinario di liquidità. Noi a fine marzo 2020 chiediamo con un'interrogazione alla giunta regionale e per interposta persona ovviamente alla società di avere un quadro della situazione, una fotografia della situazione sia dei fondi destinati agli investimenti sia dei fondi accantonati come fondo di garanzia al marzo del 2020, e ci viene risposto ovviamente in quella circostanza Toscana Aeroporti fa finta di non essere società partecipata, cambia giacca, si mette quella della società non partecipata ma quotata in borsa e quindi per ragioni superiori non può rispondere e non ci dà risposta del quadro finanziario. Ebbene, io oggi, pur non avendo certo le competenze di chi è chiamato ad amministrare un'azienda importante come Toscana Aeroporti, io oggi chiedo però, e mi piacerebbe avere una risposta, non da lei assessore Marras ovviamente, ma da Toscana Aeroporti, lo dico con la retorica che accompagna questa domanda, perché la risposta qualora venisse formulata attraverso un'interrogazione sarebbe cambio di giacca, oggi non siamo controllati né partecipati, non vi dobbiamo dire niente. Ma a me piacerebbe sapere se è normale, perché non credo che lo sia, se è normale che una società che ha a bilancio e quindi nell'esercizio in corso e quindi in liquidità fondi accanto, che ha in previsione, non fondi, che ha in previsione di fare importanti investimenti negli aeroscali principali, quindi di Firenze e di Pisa, tanto da dover attivare un mutuo da 85 milioni con Intesa San Paolo. Quindi c'è la necessità di fare grossi investimenti, tanto da attivare un mutuo con Intesa San Paolo per 85 milioni di euro, che accantona l'intero utile dell'anno precedente come fondo di emergenza perché ha ovviamente una perdita conclamata dovuta alla pandemia, dovuta a una perdita di passeggeri, dovuta a una perdita di transito negli scali, che annuncia perdite già a metà mandato di somme importanti e cerca liquidità, tanto da destinare parte di quel prestito preso da Intesa San Paolo a liquidità. Se una società che cerca liquidità, che accantona l'intero utile dell'anno precedente per fare fronte a una pandemia, che ha la necessità di fare degli investimenti importanti nei propri aeroscali
tanto da dover attivare un mutuo che poi andrà prima o poi restituito, anche se ci sono le garanzie, ma il mutuo andrà prima o poi restituito. Se una società in queste condizioni può permettersi, al di là del fatto gli erogati la regione che è un socio minoritario e poi se si sono ripartiti e la regione è tornata una piccola parte, al di là di questo, se una società in questa fotografia economica è una società che può permettersi di dividere l'utile tra i soci. Io penso che nessuna società al mondo, nella più piccola né la più grande, se arriva a fine anno, arriva a fine esercizio economico e si trova nella condizione di dover investire nei suoi asset principali perché non sono evidentemente adeguati alla richiesta del pubblico, se ha necessità di liquidità tanto da dover attivare un mutuo, se arriva da un periodo di crisi tanto da dover accantonare l'intero utile dell'anno precedente, se in questa fotografia può permettersi, a fronte di un utile di 7 milioni, quindi un utile che è la metà dell'utile che l'anno prima ha accantonato per fare fronte alla crisi pandemica, può permettersi di dire questi 7 milioni ce li godiamo, li dividiamo tra i soci. Io penso che né la più piccola società unipersonale esistente in Regione Toscana, né la più grande delle multinazionali esistenti oggi sul mercato, in una situazione del genere possa fare questo tipo di operazione. Poi io ripeto, non ho certo le competenze amministrative di chi governa Toscana Aeroporti, ma mi piacerebbe avere una risposta. Mi piacerebbe sapere come mai questa società da una parte chiede liquidità, da una parte dice ho bisogno di investire, da una parte dice ho bisogno di accantonare tutto quello guadagnato fino all'anno scorso perché arrivo da una pandemia, quindi mi mancano, faccio un esempio numerico, mi manca 100, tant'è che ho preso prestiti per 85, in attesa di avere questi 100 mi sono risparmiato 5 e questo 5 me lo spendo. Non credo che sia la gestione, tanto per citare un'espressione cara alla nostra amministrazione, del buon padre di famiglia. Poi, se mi sbaglio, mi piacerebbe essere confutato e contraddetto da Toscana Aeroporti. So che questo purtroppo non potrò avere una loro risposta né una loro replica, quindi mi accontenterò di restare con questo dubbio. Grazie. Perfetto, grazie. Chiesto di intervenire Galli, prego. Sì, grazie Presidente. Io credo che quando si ha a che fare con delle partecipate, io credo che da tutte e due le parti ci debbano essere dei diritti e dei doveri. Allora dobbiamo fare, secondo me, un excursus molto, che arriva da molto lontano e con il quale, attraverso il quale io con un atto qui in Consiglio avevo portato all'attenzione di quello che era stato e quello che è successo dal 2003 ad oggi. Adesso questo atto era stato portato in Commissione, sono felice che la collega De Robertis abbia sottolineato ancora una volta il fatto che avremmo voluto incontrare l'amministratore in commissione. Il presidente Gianni, che è qui presente, aveva in corso di quella commissione si era preso e si era speso, no, di portare sempre in commissione l'amministratore, perché credo e ritengo che sia giusto, al di là di tutti i numeri e di tutte le considerazioni che hanno fatto precise i miei colleghi, la domanda più opportuna sia quella di dire e di capire se noi siamo a servizio di Toscana Aeroporti oppure se è Toscana Aeroporti che è a servizio della regione. Questo mi sembra piuttosto evidente. Perché? Perché quando si presenta un ampliamento a suo tempo e di una messa in sicurezza dell'aeroporto e si intende fare degli interventi e si fanno degli interventi ad esclusivo tornaconto, che cosa voglio dire? Che si riesce a portare
attraverso l'ampliamento di tutta della stazione, mi riferisco a quella di Firenze, per quanto riguarda tutti gli accessori, cioè mi riferisco alla torre di controllo, alla guardia di finanza, alla polizia, al parcheggio per gli aeromobili, per cui tutte quelle cose che hanno permesso all'aeroporto di Firenze di passare da 1 milione più o meno di passeggeri a 3 milioni e mezzo di passeggeri, e questo ha portato degli utili sicuramente a questa società, che però all'interno di quegli interventi che ha fatto avrebbe dovuto, grazie all'intervento della regione che aveva sottoscritto delle prescrizioni, avrebbe dovuto fare degli interventi a tutela della sicurezza di quell'aeroporto, a tutela di tutti i cittadini che sono intorno all'aeroporto. Allora, io credo che tutto questo, poi dopo, susseguirsi di contributo del quale abbiamo parlato e che hanno parlato i miei colleghi dei 10 milioni, dei dividendi, di tutto quello che si sta dicendo e si sta discutendo qui in aula, io credo che sia fondamentale capire qual è la nostra posizione e qual è la posizione di Toscana Aeroporti, perché mi sembra che l'incidenza e la forza, il potere, mi permetto di dire, di Toscana Aeroporti nei confronti della regione, della nostra regione, mi sembra che sia decisamente forte, decisamente invasivo. Tra le altre cose leggevo appunto tra il fatto dei soldi che sono stati dati, tra i 10 milioni che sono stati dati e dal 16 agosto dell'anno scorso, il totale degli importi liquidati verso i fornitori è di 3 milioni, di queste spese solo il 75%, che sono 2 milioni e 3, sono transazioni verificate. E gli altri soldi dove sono? Come sono stati utilizzati? Per cui è logico che abbiamo bisogno di avere delle risposte, e se qui non viene il rappresentante, se non viene la persona, noi continuiamo ad essere servitori di Toscana Aeroporti, perché qui mi sembra che quando ci sono gli utili se li divide Corporation America, e poi dopo quando si parla di personale è a carico nostro, c'è qualcosa che non funziona. Per cui io chiedo che questa discussione, questo dibattito, e insisto e mi aggrego a quello che ha detto prima la collega De Robertis, di avere il componente più importante, il dottor Naldi, qua in commissione, perché non posso accettare, come ha detto proprio questo signore, l'amministratore delegato di Terea, non accettiamo lezioni di morale né accuse di essere irrispettosi verso i nostri lavoratori, perché abbiamo messo al primo posto la tutela dei lavoratori stessi. Questo è quanto ci è stato detto da questa. Benissimo, che ce lo venisse a dire qua, perché nascondersi dietro un comunicato è molto semplice, metterci la faccia è un po' più difficile. Grazie. Perfetto, ha chiesto di intervenire Ceccarelli, prego. Grazie Presidente. Intanto voglio ringraziare l'assessore Marras per la puntuale comunicazione che ci ha fatto, che è chiaro che quando parliamo dell'aeroporto poi il ragionamento si allarga e, come dire, va a ripercorrere la storia recente, si proietta magari nelle incertezze future. Però dalla relazione che ci ha fatto l'assessore, noi oggi apprendiamo che per quanto riguarda l'utilizzo di una parte di 10 milioni, perché l'altra parte hanno tempo per rendicontarla entro agosto, quindi sapremo anche come verrà utilizzata la parte rimanente a tempo debito. Noi oggi ci viene detto che queste risorse sono state utilizzate rispettando quelli che erano i termini dell'attribuzione, quindi con il mantenimento dei livelli occupazionali e per gli scopi che erano previsti. Era giusto dare queste risorse? Ritengo di sì, non soltanto perché noi le abbiamo date, ma perché altre regioni hanno fatto la stessa nostra scelta, perché
in quel momento era importante rimanere in piedi a delle aziende che sono delle aziende strategiche per quanto riguarda l'economia della Toscana, in termini di mobilità dei cittadini, in termini di business aziendale, in termini di turismo, le cose che ci ha detto anche Marras. E d'altro canto i ristori non è che sono stati dati soltanto alle società di gestione degli aeroporti, sono stati dati a tanti operatori, no? Poi era giusto darle di più a qualcuno, a qualche altro. Io vedo anche operatori che hanno, come dire, avuto dei ristori che oggi, vedendo i prezzi che praticano, mi verrebbe da dire che dovrebbero, come dire, restituire, cioè forse qualcosa rispetto a, dire, a quello che oggi incassano. Ma è stato importante che siano potuti rimanere in piedi nella fase che è stata veramente difficile, dove le aziende rischiavano di crollare. Essendo io uno di quei 7-8 che da ex assessori, come diceva la collega Tozzi, sono presenti in quest'aula, vorrei semplicemente ricordare che a mio avviso l'operazione di costituire un'unica società di gestione dei due aeroporti è stata un'operazione importante, direi anche brillante. È vero che la politica continua a esprimere anche dei campanilismi, d'altro canto siamo in Toscana, sicuramente non lo fa più la società di gestione, perché avendo da gestire i due scali è chiaro che lo fa in una maniera integrata e non concorrenziale tra essi, così come avveniva fino alla fusione in un'unica società a tutto vantaggio di Bologna o comunque di altri scali. Ricordo anche che in quell'operazione allora era ministro dei trasporti e delle infrastrutture Lupi. Fu un'operazione che consentì al sistema aeroportuale toscano di rientrare negli 11 aeroporti strategici del nostro paese, cosa che invece, stando separati, non era possibile che né Firenze né Pisa stesse in quella collocazione. E mi ricordo che l'allora ministro Lupi e poi i ministri che l'hanno succeduto hanno portato in giro per l'Italia, ad esempio, questa operazione, che oggettivamente non fu un'operazione facile. E questo avvenne anche con la cessione di una parte di quote della regione, che consentì appunto l'acquisizione da parte degli attuali proprietari di maggioranza. Detto questo, io ad esempio non credo che la regione oggi debba investire risorse per aumentare le quote, cioè la regione, diciamo la verità, ha una presenza nel capitale che deriva da una presenza, diciamo, storica, ma non è il compito poi della regione quello di gestire il traffico aereo. La regione ha dei compiti che sono, assieme ad ENAC, di regolazione, di stimolo, ma insomma mi fa un po' specie sentire che si vorrebbe che la regione si impegni a risorse per la gestione di Toscana aeroporti, soprattutto mi fa specie sentirlo sui banchi del centrodestra. Dopodiché noi sinceramente non ci siamo mai sottratti a svolgere un ruolo da una parte stimolo, a volte anche di censura, di condanna rispetto ad alcuni atteggiamenti che la società ha prodotto. Ricordo che abbiamo
espresso un parere molto negativo nel momento in cui c'è stata la modifica dello statuto per la riduzione della presenza della parte pubblica nell'ambito degli assetti. Abbiamo espresso, e in questo caso con un certo successo, noi abbiamo partecipato assieme ai sindacati e tanti altri quando c'è stato il tentativo di cessione dell'handling, no? Ricordate? Cioè, abbiamo, come dire, anche noi espresso la nostra forte contrarietà, così come non ci siamo sottratti e non ci sottraiamo, perché rispetto a documenti che sono stati presentati abbiamo fatto degli emendamenti, ma ci appare anche a noi assolutamente inopportuno che vengano distribuiti gli utili non prelevati da un utile d'esercizio, ma l'utile d'esercizio chiude in disavanzo, nonostante ciò si prelevano 7 milioni dal fondo di riserva e si distribuiscono gli utili. Visto da fuori, sinceramente, è una cosa che appare assolutamente inopportuna, soprattutto per una società che deve fare decine di milioni di investimenti. Quindi mi verrebbe da dire, se proprio si vuole utilizzare delle risorse, si destinano agli investimenti e non alla remunerazione degli azionisti. Guardate, io voglio anche dare beneficio inventario che ci possa essere una logica in questo atteggiamento, nella gestione societaria, il riferimento alla fiducia da lanciare nei confronti degli azionisti, dei mercati e così via. Ma perlomeno vengano a dircelo. Questo io su questo, cioè, dico a Diego Petrucci che la politica non è solo la sua, la loro voce che condanna questo atteggiamento, è anche la nostra. Ma se ci fosse o se c'è, cioè, una logica in questo, quello che veramente non è comprensibile è che loro si rifugiano dietro al fatto della quotazione in borsa e non vengono ad interloquire, cioè, in organismi come quelli della Commissione. Ma io devo dire la verità, anche da assessore avevo delle difficoltà sempre con questa motivazione a parlarci, ma io feci presente a suo tempo che da semplice presidente della provincia di Arezzo, quando ci fu la cessione del Marco Buitoni da parte della Nestlé, cioè, io riuscii ad incontrare un componente del consiglio di amministrazione della Nestlé, quindi so se è chiaro che era il responsabile della Nestlé Italia. Quindi questo è quello che io continuo a non comprendere, anche a loro detrazione, perché magari ci sono delle motivazioni che ci spiegano e noi saremmo anche in grado di comprendere, perché credo che non saremo cervelli più eccelsi del paese, ma insomma una media intelligenza spalmata in questi banchi ci possa sicuramente essere. Dopodiché io concludo dicendo cosa? Che l'aspetto più importante che a me preoccupa di più non è ora quello, perché sono sicuro che anche ad agosto, a settembre, quando noi, approvando la mozione ho visto presentata dalla Lega, chiediamo che ci sia l'ulteriore rendicontazione che venga fatta in commissione, sicuramente ci verrà detto che i soldi saranno utilizzati secondo gli obiettivi e i parametri previsti, e se così non fosse ci verranno restituiti. La mia preoccupazione è che al più presto invece inizino gli investimenti che la società deve. Questo è il punto, ad iniziare dall'aeroporto di Pisa e, per quanto riguarda Firenze, con le nuove misure che, cioè, come ho avuto più volte l'opportunità di dire in quest'Aula, cioè, qui, cioè, stiamo dibattendo da decenni, credo che l'assetto
societario sia un assetto importante che ha eliminato, cioè, la concorrenza al campanile, ha lasciato al dibattito politico, come ho detto, però la cosa che vorrei vedere è gli investimenti che partano il prima possibile. Grazie, ha chiesto di intervenire Stella, prego. Grazie Presidente, grazie anche all'assessore per la relazione e la comunicazione. Io mi sento di dire un ringraziamento al Consiglio regionale per il dibattito che ha fatto e che sta facendo su Toscana Aeroporti. Ogni tanto, quando si parla di Toscana Aeroporti, non si sta mai sull'argomento, ma si fa operazioni di carattere generale. Io penso che la Regione Toscana ha fatto bene a dare quei 10 milioni di euro, l'ho detto più volte in quest'aula. Mi ricordo un po' anche quei tempi, li ricordo a me stesso per ricordarli un po' a tutti, quando facevamo le corse per fare le mozioni di indirizzo a chi dare i finanziamenti della Regione. Una volta c'erano i parrucchieri, un'altra volta c'erano le estetiste o gli estetisti, la volta dopo c'erano i cavalleggeri, la volta dopo ancora c'erano le tartarughe e per finire qualcuno portò anche atti di indirizzo sugli aeroporti. Mi sembra, se non mi ricordo male, assessore, facemmo due consigli prima un'iniezione di liquidità pubblica sul sistema delle fiere e mi sembra il consiglio dopo un'iniezione di liquidità sul sistema degli aeroporti. Era un modo, in un momento difficile, per sostenere l'economia reale del nostro territorio. Un momento non semplice per nessuno di noi, ce lo siamo detti tante volte. Io trovo che abbiamo fatto bene a fare quell'iniezione di liquidità. Lo hanno fatto molte altre regioni, lo ricordava prima il collega Ceccarelli, l'ha fatto la regione sulla quale un elemento di competitività sui territori ci sono, che è la Regione Emilia-Romagna, mettendo liquidità e sostenendo gli aeroporti di quella regione. L'ha fatta la Regione Veneto, l'ha fatto la Regione Piemonte, l'ha fatto la Regione Lombardia con risorse, perché ha un bilancio molto più grosso del nostro, con risorse maggiori per sostenere il sistema aeroportuale lombardo. Certo è che quando si parla del sistema aeroportuale toscano non può non venir meno anche una sottolineatura polemica. Certo, non sto qua a ricordare come il Partito Democratico ha affossato l'aeroporto di Firenze sostenendo e fermando lo sviluppo dell'aeroporto contro la pista di Firenze. Non sto qua a sottolineare come molte volte si è cambiata idea sull'orientamento della pista. Non sto qua a sottolineare come fanno i due membri del gruppo del Partito Democratico che facevano i consiglieri comunali a Firenze, gli assessori a Firenze, e sostenevano la pista oggi a sostenere che quella pista non va fatta. Non sto qua a raccontare o a ricordare come il sindaco Nardella, che era il primo sostenitore dello sviluppo dell'aeroporto di Firenze, tranne poi sostenere il sindaco Falchi, che è quello che ha firmato insieme ai comuni del circondario della Piana il ricorso contro lo sviluppo e l'ampliamento che oggi è anche a Bologna, contro lo sviluppo e la pista di Peretola. Ecco, non sto qua a dire questo perché oggi c'è qualcosa di più importante, che è sostenere, come bene ha fatto la Regione Toscana, il sistema produttivo toscano, il sistema delle imprese, sostenendo l'aeroporto di Firenze. Ecco, io penso che la discussione, anche l'assessore, certo, grazie anche all'assessore, il tema è un po' più complesso, è come abbiamo sostenuto l'economia toscana. Credo che quel finanziamento rientri, per esempio, perché non ricordarlo, nel finanziamento complessivo all'industria del turismo, perché noi parliamo di aeroporto ma non parliamo di industria di turismo. Sostenendo l'aeroporto di Firenze abbiamo sostenuto e abbiamo fatto bene l'industria del turismo toscano, senza per questo far perdere di competitività la nostra industria del turismo, in un momento che è stato difficile, sul quale abbiamo fatto tanti ragionamenti. Inserisco un ultimo tassello ringraziando il senatore Mallegni, come l'ha fatto il presidente Carrai, non lo faccio certo io, per aver portato in Toscana il volo diretto da Dubai, un grande sostenitore di quell'iniziativa. Si è speso per tanti mesi per portare un altro elemento di competitività del territorio toscano in Toscana, all'aeroporto di Pisa, con un volo diretto, lo ha ricordato l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, ha ringraziato il senatore. Ecco, io però credo che la battaglia che noi dobbiamo fare è quella di capire perché, per esempio, dai fondi del PNRR siano stati esclusi i sistemi aeroportuali.
c'è stata una lunga polemica, un lunghissimo dibattito su questo. Se la Comunità Europea, l'Unione Europea è andata oltre quello che ha sempre pestato sostenendo l'iniezione di liquidità, mi sembra di 800-900 milioni di euro sugli scali aeroportuali europei, perché di questo si sta parlando. In quel periodo tutti i governi, tutte le regioni hanno sostenuto il sistema dell'industria turistica sostenendo gli scali europei. Oggi col PNRR invece non possiamo fare niente sugli scali aeroportuali. Io credo che è un elemento che in questa discussione, non so se c'è o ci sarà un atto di indirizzo che va in quella direzione, ma che noi dovremo chiedere invece al governo di sostenere attraverso il PNRR anche gli scali aeroportuali, perché sostenere gli scali aeroportuali, noi sosteniamo un pezzo dell'industria e dell'infrastruttura industriale italiana e un pezzo sicuramente importante dell'industria turistica italiana. Quindi io credo che tutti i ragionamenti che ho sentito sono stati giusti, sono stati corretti, le sottolineature del collega Petrucci rispetto al mantenimento degli accordi e degli impegni presi sottoscritti in quel protocollo è una sottolineatura che credo meriti l'attenzione di tutto il Consiglio regionale, a prescindere da come la si possa pensare sull'erogazione di quel contributo, ma se c'erano degli accordi, quegli accordi vanno rispettati, sono corrette. Le sottolineature dei colleghi e delle colleghe del Movimento 5 Stelle, della collega Tozzi, per quanto riguarda il mantenimento dei livelli occupazionali di Toscana Aeroporti in quell'impegno dei 10 milioni di euro, però credo che se vogliamo dare buona prova di un'attività legislativa che ha al bene il cuore della Toscana, non possiamo e non dobbiamo dividerci sul sostegno alle imprese, non possiamo e non dobbiamo dividerci sul sostegno alla filiera turistica, non dobbiamo e non dobbiamo dividerci sul sostegno alla competitività del sistema industriale della nostra regione, perché se così dovessimo fare allora avrebbero ragione i colleghi del Partito Democratico a sostenere che la pista di Peretola non deve essere fatta, a sostenere quella pista non deve essere allungata. Io credo che noi la responsabilità nostra è assolutamente diversa. Mi auguro che anche i colleghi di Italia Viva facciano cambiare idea, se non hanno cambiato idea loro rispetto alla pista, facciano cambiare idea ai colleghi che sostengono del Partito Democratico questa maggioranza, perché sostenere l'ampliamento dello scalo aeroportuale di Firenze, sostenere l'allungamento di quella pista, sostenere il cambiamento della direzione di quella pista va proprio nella direzione che ci siamo detti tante volte: sostenere la competitività delle nostre imprese, sostenere il nostro territorio, sostenere finalmente una regione che abbia infrastrutture all'altezza delle sfide che ci aspettano. Noi siamo pronti a farlo, fra l'altro non l'ho fatto ieri, approfitto per fare un grande in bocca al lupo al nuovo sindaco e a tutti i sindaci, però al nuovo sindaco di Lucca, che ci chiedono di fare quell'infrastruttura. Oggi 7 sindaci dei capoluoghi di provincia su 10 colorati di azzurro, cioè di centrodestra, ci chiedono di sviluppare il sistema aeroportuale toscano nella sua complessità, compresa la pista di Firenze, e noi siamo qua pronti a farlo. Ora aspetta a tutti i colleghi che siedono in quest'Aula dare gambe a quel sogno, a quel progetto, soprattutto a quelle idee, e smettere onestamente anche di dire tutti questi no che non fanno certo onore alla politica toscana. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire Giachi, prego. No, grazie Presidente, colleghi, solo perché sono un po' preoccupata. Da un lato per non so cosa pensare, perché o il consigliere Stella soffre di amnesie a medio termine e questo può avere varie motivazioni, il caldo, lo stress, gli consiglio di andare in vacanza, rilassarsi, se è così, altrimenti c'è un tema di rispetto per la politica e per il ruolo che qui rivestiamo. Siccome io nessuno mi può attribuire una posizione, come lui ha appena fatto, di contrarietà alla pista dell'aeroporto di Peretola, che ho sempre difeso, lo sanno i miei colleghi del gruppo, quelli anche, lo può testimoniare la consigliera Bugetti, che spesso ci vede discutere di questo tema, e quindi quanto io sia a favore della pista dell'aeroporto e quanto tenga allo sviluppo dello scalo. Non è possibile sentir dire in questa aula che la consigliera Giachi, ora o quando era assessora al Comune di Firenze o vice sindaca, ha avuto mai una posizione di contrarietà alla realizzazione della pista. Mai avuto una posizione simile, mai dichiarazioni di questo tipo,
a meno che non siano le parole che mi sono state attribuite da altri soggetti. Lo vogliamo fare, l'abbiamo sempre voluto fare, lo difendiamo in quest'Aula. E se siamo così attenti e oggi terremo una linea di stigmatizzazione delle condotte della società su certi punti, come avete sentito dal capogruppo Ceccarelli, è proprio perché teniamo che questa compagine societaria, quanti vi operano e le politiche di quella compagine societaria realizzino al più presto tutti i piani industriali di Toscana Aeroporti, tra i quali principalmente la realizzazione della pista nuova per Firenze, che lo dico e lo ripeto, ma lo dico solo perché ci ascolta qualcuno fuori e potrebbe farsi così trarre in inganno da ciò che ha sentito. Ci tengo e lo sostengo da anni, non solo perché è la cosa migliore per Toscana Aeroporti e per il sistema aeroportuale toscano, ma perché è indispensabile per rendere qualità della vita a un settore della città di Firenze, a 100.000 fiorentini che non vivono con gli aerei che li sorvolano sotto 100 metri, a bambini che vanno a scuola senza sentire la maestra ogni volta che c'è un decollo e un atterraggio. È per questo motivo che la pista deve essere cambiata di direzione, prima ancora che per lo sviluppo industriale di Toscana Aeroporti, anche se, ripeto, credo che farà bene a tutto il sistema. Quindi non c'è possibilità di errore nell'attribuirmi posizioni, perché questa è la mia posizione ed è sempre stata questa da quando ero assessora alla scuola nel Comune di Firenze e andavo in quelle scuole, se parlavo alle maestre mi dovevo zittire nel momento in cui decollavano gli aerei sulle nostre teste. Questa era la mia posizione quando mi sono candidata in consiglio comunale e sono diventata vice sindaco per la seconda volta, chiamata da Nardella, e quello che andavo a dire ai miei cittadini per essere eletta in consiglio comunale, e questa è la posizione che tengo nel gruppo PD in Regione Toscana da quando sono qui. Quindi non c'è possibilità. Sono a favore della pista nuova di Peretola. Scusate, lasciamo intervenire in una la nuova direzione. Giacchi. Quindi se divertitevi, ripeto, ci si può anche tutti divertire, ma il nostro ruolo è importante. I cittadini a volte, sempre più di rado purtroppo, ci guardano anche con attenzione e aspettando da noi un indirizzo su quelle che saranno le politiche future. Ci tengo che questo indirizzo mi venga attribuito per quello che è e non mi vengano attribuite posizioni che non ho mai avuto, che non ho e che non intendo avere. La mia posizione è questa. Grazie, ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi da parte dei colleghi consiglieri, io darei la parola all'assessore Marras, che ringrazio per aver ascoltato anche tutto il dibattito. Io ringrazio il Presidente e tutti voi, perché provo sempre grande nostalgia dei dibattiti in Consiglio regionale, pertanto quando mi è data l'occasione di farlo partecipo e ascolto davvero molto volentieri, ricordando, perché lo possiamo fare, senza, uscendo dalla figura retorica usata dal consigliere Stella, di quanto sia stato oggetto di dibattito anche questo contenuto. E io mi sono sempre dichiarato il più autorevole per ragionare di questo, perché abito molto lontano dai due scali, di solito uso l'aeroporto di Fiumicino perché è più vicino a casa mia, ma ho sempre pensato che lo sviluppo dei due aeroporti, e quindi anche la pista più lunga a Firenze, fosse indispensabile per consolidare il sistema aeroportuale toscano, perché la Toscana è una delle più importanti destinazioni turistiche del mondo e non possiamo pensare che da provenienze molto lontane si debba intermediare l'arrivo in Toscana attraverso uno scalo distante. Questo riduce la competitività del nostro sistema soprattutto turistico, ma anche di quella parte di viaggi che si è e si modificherà ancora di più nel tempo, grazie o a causa del Covid, rispetto all'organizzazione dei meeting, anche dal punto di vista degli scambi commerciali e quindi della capacità dei viaggi d'affari di concretizzarsi per quella che è la funzione prevalente di Firenze. Questa è la ragione per la quale anche abbiamo previsto un contributo così importante per Toscana Aeroporti, e lo abbiamo già definito. Io lo ricordo soltanto
perché ripetere qui una discussione politica a valle, francamente, è simpatico, perché forse qualcuno spera che domani venga riportato dai giornali, ma l'abbiamo fatto già in un paio di occasioni, prima nel luglio del 2020, nella precedente legislatura, quando l'allora giunta Rossi portò una comunicazione in cui organizzava e proponeva la destinazione di una serie di somme da negoziare con il governo, in modo particolare con il Ministero della Coesione, all'allora ministro Provenzano, una serie di somme che ci permettevano di riorganizzare i programmi operativi regionali a fronte dell'emergenza Covid, e poi successivamente la fase attuativa, che ha visto impegnata invece questo Consiglio regionale nella discussione e l'approvazione di una legge che destinava queste somme a Toscana Aeroporti per il risarcimento della perdita del 2020. Una discussione che noi definimmo in maniera inequivocabile la motivazione, che la ricordo solo per gli smemorati. Noi avevamo detto 10 milioni è una grande scelta, forte, ma che serve come a intervento di sistema, perché ragionare sulla sopravvivenza delle infrastrutture aeroportuali in Toscana significava, e abbiamo avuto ragione, significa difendere la capacità di arrivo diretto in Toscana. E questa condizione ce la dimostra ciò che è avvenuto. Allora, il 2020 il Toscana Aeroporti ha perso, prima delle imposte, 16 milioni. La sua capitalizzazione in borsa ha perso quasi 70 milioni. Evidentemente, se a questi si aggiungessero anche i proventi diversi del pubblici, gli aiuti di Stato, della Regione e in parte altre sovvenzioni che assommano a 14 milioni, sarebbero stati 30 milioni di perdite che avrebbero avuto un effetto sulla capitalizzazione di borsa molto ma molto più grave. E in quelle condizioni una società che gestisce una concessione pubblica dei due aeroporti toscani avrebbe sicuramente avuto molte meno possibilità non solo di difendere l'attuale occupazione, che è un elemento di conservazione rilevante, è stato giustamente sottolineato oggi ma in tutti gli atti del Consiglio regionale ed è stato appropriatamente ripreso negli atti di giunta, ma avrebbe avuto sicuramente difficoltà ad avere quest'anno un programma di nuovi contratti di tratte e di con compagnie, e anche la possibilità di riavviare la stagione che auspichiamo tutti parta presto di investimenti. E questo sarebbe stato un danno enorme, perché oggi, come oggi, in questo momento storico, non tutte le compagnie aeree hanno la possibilità di volare. E chi arriva primo riesce ad avere davvero quel vantaggio competitivo che dovevamo ottenere e che abbiamo, diciamo, misurato attraverso questa sovvenzione. Dopodiché, lo ricordo anch'io, come è stato fatto da alcuni, non possiamo pensare di descrivere l'intervento per anticrisi solo e soltanto con la sovvenzione dei 10 milioni a Toscana Aeroporti, perché Regione Toscana sin dall'inizio, quindi settembre 2020, ha messo a disposizione 10 milioni per il turismo, suddivisi in 5 milioni per l'organizzazione dell'offerta ai comuni, 5 milioni per una campagna straordinaria di Toscana promozione turistica, i 10 milioni di Toscana Aeroporti. E anche qui ricordo e preciso, è vero che sono state anche altre regioni a fare lo stesso, a comporre una misura del genere, ed è vero che anche il governo, con qualche difficoltà in più, ha messo a disposizione altre risorse, ma l'hanno fatto dopo la Toscana. Tutti, compreso il governo, hanno potuto beneficiare della notifica a Bruxelles che abbiamo inviato noi e da quella approvazione di compatibilità che attraverso la Regione Toscana ha potuto aprire al salvataggio del sistema aeroportuale italiano attraverso i provvedimenti regionali. E perché è giusto che siano le regioni a farlo? Proprio in virtù del fatto che ciascuna regione possa valutare l'opportunità di investire o meno risorse proprie rispetto al valore che attribuisce al sistema aeroportuale nell'ambito della propria vocazione internazionale. Ma oltre a questo noi abbiamo messo a disposizione quasi 120 milioni per i fondi investimenti di
iniziative di investimento produttivo che fino a 200.000 euro di investimenti per ciascuna impresa, 76 milioni di ricerca e sviluppo, 30 milioni per la microinnovazione, 70 milioni complessivi di ristori a vario titolo che hanno interessato imprese per un beneficio da 2.500 euro fino a circa 10.000, con eccezione di alcune vicende che erano vincolate dallo Stato e che hanno potuto addirittura beneficiare anche di svariate decine di migliaia di euro di contribuzione. 15 milioni di euro per investimenti in internazionalizzazione, settembre 2020, giugno 2022, per un complessivo di 40.000 beneficiari. Non mi pare che si possa dire che abbiamo fatto soltanto il provvedimento verso Toscana Aeroporti, e lo dico perché in questo contesto a tutti apparirà molto più chiaro l'equilibrio, anche politico, la parametrazione dell'intervento, vorrei dire, scusatemi la presunzione, anche un approccio di politica industriale pensata dal punto di vista strategico, e mi fa piacere che questa venga anche valutata da alcune forze dell'opposizione e anche condivisa ed apprezzata. Veniamo però alla questione in discussione. Il provvedimento di sistema era una sovvenzione che interveniva sul bilancio 2020. L'utile che era stato accantonato, ma che si era già dichiarato di voler distribuire e che non era stato ancora distribuito, si riferisce ovviamente al bilancio 2019. C'è un aspetto etico dietro a questa vicenda, lo avete richiamato in tanti, lo ha detto con chiarezza in ultimo il capogruppo Ceccarelli. Rispetto a questo, sottolineo etico, rispetto a questo la politica poteva fare delle cose. Nessuna delle forze politiche che sono sedute qui a livello nazionale lo ha fatto, avranno avuto ciascuno la propria ragione, ma potevano essere prese delle decisioni per legge di congelamento della distribuzione degli utili in caso di perdita durante la pandemia. Poteva essere impedita la distribuzione degli utili oppure compensata rispetto alle sovvenzioni. Potevano essere fatte tante cose che non sono state fatte e nemmeno sono state presentate proposte di legge al Parlamento in questa sede per utilizzare dal punto di vista legittimo questa situazione. Che cosa però abbiamo potuto fare? La direzione attività produttive, una volta conosciuta la volontà della società, che immagino dai dati che ho appena rendicontato abbia utilizzato questo strumento per dare fiducia al mercato, non tanto per retribuire gli azionisti, ma per dare un senso a quella capitalizzazione che stava scendendo, ma poi se verrà qui in commissione l'amministratore delegato lo dirà. Noi abbiamo inviato a Bruxelles, alla Commissione europea, una nota per far valutare la contraddizione o l'eventuale contrasto di quella scelta della distribuzione degli utili 2019 con l'attuale sovvenzione. La Commissione europea ci ha risposto dicendo che nulla altro doveva essere aggiunto e che l'Italia, noi avendo notificato attraverso il governo la risposta al Paese membro, avevamo già fatto tutto quello che era il nostro potere di fare e quindi che la sovvenzione rimane legittima. Questo lo dico non perché ci fosse un'omissione rispetto alla richiesta di comunicazione e nella risposta che ho dato, semplicemente perché poteva essere evidente che il dibattito fosse attorno alla liceità o alla eticità della distribuzione degli utili 2019 in questo consesso. Ma noi dovevamo rendicontare sulla sovvenzione che era a risarcimento parziale di una perdita del bilancio 2020 che è finito
in una perdita consistente, che per fortuna e grazie all'intervento regionale ha evitato che la società che gestisce i due aeroporti fosse in condizione nel 2022 di non poter servire l'aumento di domanda che per fortuna, a cui per fortuna stiamo assistendo. Ho cercato quindi di spiegare, per quello che ovviamente è il nostro punto di vista, senza andare oltre motivazioni che devono essere rese effettivamente ed esplicitamente direttamente dalla società e non da altri. Sui livelli occupazionali che devono essere difesi, vi abbiamo detto, è implicitamente scritto anche nella comunicazione, avremo a agosto la linea entro la quale verificheremo il rispetto degli impegni. A fine luglio partirà una nota formale di ricognizione alla società per avere una rendicontazione puntuale. Devo dire con trasparenza che tecnicamente la fine di un rapporto per pensionamento o dimissioni non viene contabilizzato nel rispetto dei livelli occupazionali, cioè non c'è un obbligo alla riassunzione per sostituzione, a patto che quella cessazione non sia frutto di un accordo, per esempio, di prepensionamento di incentivo all'esodo. Quindi vedremo e sulla base di questi parametri valuteremo se è stata rispettata o meno quell'elemento di tutela. Se questo non sarà rispettato, ovviamente la pena è evidente, è la revoca parziale o totale della sovvenzione. Ma vedremo appunto e ne daremo conto più avanti. Abbiamo però fatto una cosa in più che forse non è stata compresa fino in fondo, almeno a giudicare dalle parole della consigliera Galletti, che ha giudicato incongrua la rendicontazione dei 10 milioni. Non era affatto da richiedere, guardate, la rendicontazione a questo livello, e che io ho chiesto che venisse allegata alla comunicazione. Non era affatto necessaria. Il parametro di riferimento è la perdita di esercizio, così come il requisito per altre realtà al ristoro è stata la perdita di fatturato. Il requisito di risarcimento è la perdita. E quindi rendicontare... No, è così. Siccome viene assegnata la sovvenzione a causa della perdita, la sovvenzione notificata è prevista nella parte del trattato di funzionamento dell'Unione Europea rispetto alle esenzioni possibili, cioè assimilata alla calamità, se c'è una perdita, quello è il prerequisito unico che è verificato. Noi siamo andati oltre, abbiamo richiesto anche una rendicontazione su che cosa poteva essere realizzato con quella sovvenzione. L'abbiamo chiesto prima, cioè fateci un piano di utilizzo in maniera tale da poter rendicontare, da poter verificare successivamente se quelle intenzioni fossero state verificate, ma non era necessario. E perché lo abbiamo richiesto? Perché attraverso la valutazione della qualità dell'intervento di spesa poteva essere davvero verificata la garanzia del mantenimento dei livelli di attività. C'è un costo di funzionamento e una minima condizione vitale dell'infrastruttura aeroportuale che, oltre la quale l'infrastruttura e i servizi si spengono. E quindi quell'atteggiamento e quella richiesta di rendicontazione ha permesso di fare all'Afere accordi con il sistema degli appalti e di garantire sostanzialmente anche una ricaduta positiva in un ambito che era precluso dalla sovvenzione diretta, ossia il mantenimento di livelli occupazionali legati alla esternalizzazione di alcuni servizi già operati e che non potevano rientrare nella dipendenza diretta della società. Abbiamo però, grazie alla sollecitazione del Consiglio regionale e con una discussione anche lunga, ottenuto un accordo anche con le rappresentanze sindacali perché fosse gestita
l'ipotesi di salvaguardia anche attraverso una eventuale cessione di ramo d'azienda che poi non si è verificata. Mi riferisco all'handling. Questo lo richiamo per precisazione proprio perché interrogarsi sulla congruità di quella rendicontazione che non era dovuta e che invece è stata richiesta per questo fine, forse è bene che riordini anche le valutazioni dei consiglieri che a questo proposito hanno mosso delle osservazioni. Ecco perché chiarisco ancora un po' meglio che quella sovvenzione non era una sovvenzione da soci. La questione di aumentare o diminuire il livello di partecipazione all'interno della società ha a che vedere con una valutazione strategica della presenza della regione all'interno di una società. Dopodiché, non so dirvi in questa sede, avremo bisogno di fare un approfondimento ulteriore della effettiva capacità della regione di aumentare quella posizione in virtù dell'ossequio a una serie di norme e di contesti e di ordinamentali che hanno limitato e condizionato molto la partecipazione all'interno di società, come in questo caso, a garanzia della strategicità e della coerenza con l'oggetto e il contenuto dell'attività istituzionale. Ma è diversa. La sovvenzione non è una sovvenzione, non è un prestito da socio, una ricapitalizzazione, è una sovvenzione a chi gestisce una concessione pubblica dei due aeroporti principali dove atterrano milioni di persone e che noi vogliamo che atterrino ancora più milioni di persone in Toscana. E come veniva detto, e penso che l'abbia ben sottolineato la consigliera Meini, sicuramente stiamo assistendo alla ripartenza. Allora, voi pensate, appunto, senza volere troppo enfatizzare questo intervento, che ormai è datato, siamo avanti, anzi dobbiamo affrontare altre difficoltà in questo momento, ma voi pensate soltanto un momento a che cosa sarebbe successo se questo non l'avessimo fatto e quale responsabilità avremmo sentito addosso se oggi, anziché avere un incremento di traffico, anziché vedere nei prossimi 6 mesi una serie di nuove tratte che si aprono in Toscana, noi avessimo dovuto assistere a una situazione di crisi societaria, di incapacità di procedere e magari di aprire altre strade, altre opportunità ad altre regioni. Ecco, riflettiamo soltanto un momento se questo scenario davanti a noi fosse stato diverso e che quali sarebbero state le valutazioni qui in quest'aula oggi rispetto al mancato intervento nei confronti di questo sistema aeroportuale. Non voglio dare la risposta, ma ciascuno di noi in cuor suo la può dare, la conosce e rispetto a questa possa automaticamente tra un momento essere conseguente. Poche altre delucidazioni o piccoli raffronti. Insisteremo anch'io, lo farà il Presidente sicuramente di par suo nei confronti della società perché accolga doverosamente l'invito della Commissione a un confronto aperto non solo su questa vicenda ma anche sulle traiettorie e i programmi di investimento e di esercizio degli aeroporti. Credo che sia opportuno non solo per rispondere a questo solenne invito al quale il rispetto vorrebbe di aderire in maniera pronta e che quindi questa richiesta deve essere reiterata, ma credo che sia anche l'occasione per mostrare a tutti noi e alla Toscana tutta quali sono e quali potranno essere le opportunità che si attivano grazie a questa fase che si riapre e che se per cause esterne non dovesse, e noi siamo tutti qui a fare gli scongiuri, modificarsi, si potrebbe davvero significare qualcosa di importante. Un'ultimissima precisazione, anche il contributo che è stato richiamato anche qui a garanzia della liquidità degli 85 milioni, lo ha spiegato forse un po' meglio il consigliere Fantozzi, non si tratta di una sovvenzione di 85 milioni, ma no, scusate, era Torselli, ho commesso come altri questa inversione di nome, mi scuso in sua assenza con tutte e due. E, ecco,
di fronte a quel provvedimento SACE ha garantito 85 milioni di liquidità. Considerate che una società come una gestore di aeroporto ha un flusso di cassa in uscita incredibile e 24 mesi senza stabilizzazione di questi dei ricavi, senza la capacità di prevedere e di realizzare 2020 e 2021 ricavi sufficienti, non solo ha dovuto affrontare un contesto di perdita economica sull'esercizio, ma ha dovuto affrontare uno stress finanziario importante. Anche qui però è successo dappertutto. Ricordo che il Fondo Centrale di Garanzia tra il 2020 e il 2021 ha garantito quasi 15 miliardi di euro di liquidità alle imprese toscane, non alle imprese toscane. Quello che è successo ha dell'incredibile, e in questo contesto di gravità io credo che debba essere ricompresa anche la vicenda di cui stiamo parlando. Ringrazio l'assessore Marras anche per la replica attenta, dettagliata, frutto di ascolto della discussione in aula. A questo punto partiamo dall'ordine del giorno numero 284, la parola alla Presidente Galletti. Ti ricordo a tutti che c'è un intervento per gruppo, massimo 3 minuti. Grazie Presidente, per comunicare che attualmente stiamo rivedendo l'ordine del giorno insieme ai colleghi per arrivare a una stesura, una riscrittura di un paio di passaggi, quindi chiederei se è possibile di rimandare a fine certo, successivamente l'ordine problema, del giorno. Certo, nessun problema, passiamo all'ordine della proposta di risoluzione numero 202, la parola alla Presidente Montemagni. E allora alla Presidente Meini. Presidente, lo do per illustrato, avendolo illustrato durante il mio intervento. Grazie. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, metterei in votazione la proposta di risoluzione numero... sì, dai, facciamo... Grazie, Elena. Sì, avevo illustrato tutti i dati e le ricerche che avevo fatto sulla tutela occupazionale, praticamente chiede di verificare che le politiche occupazionali dichiarate da Toscana Aeroporti siano conformi alla delibera di giunta, a cui prima faceva riferimento anche l'assessore, che è la numero 1555, e dopo aver fatto le analisi sulla tutela occupazionale di riferire alla commissione consiliare competente. Grazie. Grazie. Sono altri interventi? No, non vedo nessun iscritto a parlare, metterei in votazione con voto elettronico la proposta di risoluzione numero 202. Aperta la votazione. È aperta la votazione, non si vede? Ah, è lì sotto, cioè non riesco a vederlo perché... No, lì mi pare siano le presenze. Se... Com'è? No, no. Bene. Chiudiamo la votazione. Presidente Scaramelli non riesce a votare elettronicamente, mi chiede di votare positivamente. Chiusa la votazione, 32 favorevoli. Come voti? Favorevole anche il Presidente Capecchi, quindi con il voto e la collega Bartolini. Quindi il anche Presidente Fantozzi. Capecchi, il Presidente Scaramelli e la collega Bartolini.
34 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. La proposta di risoluzione 202 è stata votata all'unanimità. Proposta di risoluzione numero 203, la parola alla Presidente. No, ma c'è il voto elettronico, Fantozzi può votare col voto elettronico. Siamo col voto elettronico, non con il voto per alzata di mano. Bisogna che si registri come presente, chiaramente. Prego, la parola al Presidente Tozzi. Sì, allora avevo dato per illustrato la mozione, però alla luce di alcuni spunti anche che sono venuti sia da chi mi ha preceduto, la questione è stata citata una frase precisa che mi sono segnata, la riduzione della parte pubblica negli assetti societari. Ecco, il senso di questo atto è proprio questo, cioè aprire una riflessione anche alla luce, mi sembra, dell'apertura che in questo senso ha fatto l'assessore, proprio sul ruolo pubblico dentro una dimensione strategica come quella del sistema aeroportuale, proprio e in virtù di quello che è stato detto, cioè la integrazione rispetto a tutto un sistema di sostegno all'economia, in particolare del settore turistico. Questo, ecco, ci tenevo a specificarlo, non c'è stato alcun equivoco da parte mia, so bene la differenza tra sovvenzione e aumento di capitale, però lo spunto di riflessione che ne è derivato credo sia stato anche colto dall'assessore. Grazie, la parola al collega Petrucci. Allora, noi avevamo apprezzato molto l'intervento di Elisa quando diceva che è stata gestita malissimo quella partita del contributo di 10 milioni perché, essendo, ora non sto a rifare tutta la storia, la conoscete bene, però nel momento in cui uno dei soci mette 10 milioni è chiaro che quel contributo dovrebbe trovare comunque un aumento della quota azionaria in testa a quel socio oppure un aumento di capitale. Ora, questa mozione è una cosa ancora diversa, nel senso, io se non sei emendata prima, però se si potesse, invece che impegnare il Presidente ad adottare ogni iniziativa utile, impegnare il Presidente a valutare l'opportunità, no? Perché comunque anche lì capiamo, se si deve aumentare dell'1%, e l'1% costa milioni di euro, vale 5% perché c'è il diritto di tribuna, no? Cioè, se un aumento deve essere fatto, deve essere un aumento significativo che non ti faccia passare da 5 a 7, perché allora a quel punto è sufficiente 5 per avere il diritto di tribuna. Oltretutto, permettetemi, se il diritto di tribuna viene esercitato così come lo esercitano i rappresentanti della Regione Toscana, probabilmente basterebbe lo 0,5, no? Anzi, forse non ci sapesse proprio, sarebbe ancora meglio, se risparmierebbe soldi, perché la attività, la presenza, l'esercizio della funzione del rappresentante della regione all'interno del CDA di Toscana Aeroporti è un altro grande tema del quale io sinceramente rimango ogni volta basito, no? Perché se invece che metterci le persone ci si mandasse la giacca quando ci sono le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si otterrebbe lo stesso risultato, perché tanto vanno lì e fanno una scena, secondo me, per chi rappresenta una regione, perché poi, assessore Marras, tutto quello che te ci hai detto dovrebbe poi trovare anche un peso specifico di quelli che vanno a sedersi in quel consiglio di amministrazione, che santo cielo non mi direte mica che c'è stato in questi 2 anni. Oltretutto, quando quei consiglieri di amministrazione portano delle doti come quelle che li mandiamo noi, probabilmente, io non dico un pugno sul tavolo, non vorrei che si scomodasse qualcuno, però almeno un tintinnio sul microfono quando parlano potrebbero esercitarlo e renderne oltretutto conto al Consiglio regionale. Quindi, se si può fare questa modifica. Grazie. Presidente Tozzi. Sì, mi va bene, diciamo, accogliere l'emendamento che mi ha chiesto il collega Petrucci. A questo punto, però, il tempo di formularlo, di metterlo per iscritto, farlo sottoscrivere al collega, quindi emendiamo il testo. Sì, perché stavo per chiedervi di emendarlo in maniera formale, altrimenti non può essere votato. Intanto do la parola al collega Pescini, prego.
Grazie Presidente, ringrazio comunque la collega Presidente Tozzi per l'ordine del giorno che vuole sottolineare il ruolo della Regione Toscana dentro la compagine societaria di Toscana Aeroporti, che ha comunque una partecipazione che permette alla Regione Toscana di compartecipare all'indirizzo. L'assessore Marras ha già anticipato molte delle cose che avremmo potuto dire anche come gruppo del Partito Democratico riguardo alla questione della partecipazione azionaria della Regione Toscana. Anche noi, riprendendo anche le parole del collega Petrucci, pensiamo che ci voglia un ruolo maggiore della Regione, sempre maggiore, nel controllo, nell'indirizzo, nella proposizione. Quello che stiamo cercando di fare è che l'appassionato intervento dell'assessore ci ha ben delineato, anche contestualizzandolo in un quadro preciso. Quindi noi riteniamo di non poter aderire all'ordine del giorno della consigliera, della presidente Tozzi, anche pur emendato. Pensiamo invece che la Regione Toscana debba proseguire nella forte capacità di indirizzo e nella forte capacità di tutela degli interessi pubblici all'interno di un settore che sta ritornando ad essere fortemente strategico dopo gli anni della pandemia, visti anche i volumi di traffico aeroportuale che si vedono oggi finalmente nella nostra regione. Per quello noi pensiamo che con questa partecipazione del 503 la regione possa fare bene il suo compito. Pensiamo che le risorse pubbliche limitate che la regione ha a disposizione debbano essere utilizzate per i servizi pubblici, sia direttamente erogati sia invece trasmessi agli enti locali o utilizzati per fare investimenti e per fare opere di competenza della regione o delle altre autonomie locali, e pensiamo quindi che allora, scaricato questo, concilio, me l'ho rimesso sull'iPad. Questo ordine del chiedo al collega Fantozzi se può chiudere il microfono cortesemente. Chiedo al collega Fantozzi se può chiudere il microfono. So che sta riattivando le modalità di votazione. Grazie, prego. Grazie Presidente. Pensiamo dunque, vado a chiudere, che questo ordine del giorno non possa essere votato. Grazie Presidente. Grazie, non vedo nessun altro iscritto, però mi pare di capire che stanno ancora lavorando. Io a questa volta la metterei dopo anche in votazione, il tempo di finire di fare le verifiche che devono essere fatte in merito all'emendamento, se siete d'accordo. Anche per valutare l'emendamento. Sì, però so che non è stato ancora presentato, quindi Scusate, capisco, siamo... No, vi vedo, ma dobbiamo interrompere un attimo perché stai discutendo, posso votare? Ma stiamo finendo, ad andare avanti così, a questo punto io potrei dare la parola per l'ultima mozione al collega Petrucci eventualmente, e intanto si finisce di... Intanto diamo la parola al collega Petrucci e poi si vota alla fine quando l'emendamento è stato presentato in maniera corretta.
Prego, mozione 888, la parola al collega Petrucci. Allora, io direi che la posso dare per illustrata la mozione, poiché fa parte dell'intervento che ho fatto prima, solo per riassumere l'impegnativa, se la trovo. Sì. Si chiede di impegnare la Giunta regionale a stigmatizzare l'atteggiamento di Toscana Aeroporti, che dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche per far fronte all'emergenza pandemica, ha deciso di corrispondere 7 milioni di euro di utili ai soci. Si chiede altresì di verificare tempestivamente il rispetto e il mantenimento degli impegni a carico della società Toscana Aeroporti, di cui alla citata delibera 752 del 26/7/2021, emendata da chi l'ha emendata? Sì, ma chi? Cercarelli, De Roberti, Pescini. Emendata da Ceccarelli, De Roberti e Pescini e emendamenti accolti da i firmatari della mozione che siamo io e Torselli. Leggo anche gli emendamenti. Gli emendamenti praticamente sono tanti. Allora, l'impegnativa anziché a stigmatizzare l'atteggiamento di Toscana Aeroporti diventerebbe ad esprimere contrarietà rispetto alle decisioni di Toscana Aeroporti che dopo aver goduto di importanti risorse pubbliche eccetera eccetera, e anziché impegna la Giunta regionale a verificare tempestivamente eccetera eccetera, a continuare a controllare il rispetto e il mantenimento degli impegni a carico della società Toscana Aeroporti di quella succitata eccetera eccetera. Grazie, ci sono altri interventi? Prego. Grazie Presidente. Come ricordava il collega Vicepresidente Petrucci, noi abbiamo lavorato con serietà e condivisione a un testo che potesse raccogliere, noi crediamo, l'unanimità dei consensi, perché questo testo poi non solo dà atto del, dopo la relazione dell'assessore Marras e la replica ancora più approfondita che abbiamo sentito, dà atto del lavoro della Regione e del lavoro che sta facendo anche sulla prima parte delle risorse destinate durante il periodo della pandemia, ma anche come espresso in tutti gli interventi del dibattito consiliare, vuole sottolineare che non l'inopportunità di un simile di una simile distribuzione degli utili in un momento come questo. Noi ovviamente non entriamo nelle questioni prettamente societarie, ma esercitiamo, proprio perché siamo soci pubblici dell'azienda, il nostro ruolo di indirizzo e di controllo, oltre che ovviamente attraverso i rappresentanti propri della Regione Toscana e nominati dalla Giunta Regionale Toscana, anche il nostro parere nella gestione, cercando di condividerlo con gli altri enti pubblici e cercando di avere una posizione che tenga ben in conto l'equilibrio e la serietà che si deve avere in un settore come questo. Per questo siamo soddisfatti e ringraziamo Fratelli d'Italia per la possibilità di aver condiviso un testo che rappresenti le ragioni di tutti, sia di chi governa sia di chi in questo momento è all'opposizione. Pensiamo sia una buona pagina per quanto riguarda il lavoro comune in Consiglio regionale sulle cose e sul merito. Ci sono altri interventi? Bene, allora partiamo con la votazione di questa mozione. Partiamo dagli
quella di Petrucci emendata. Io però voterei gli emendamenti comunque per alzata di mano e poi facciamo il voto elettronico. Com'è? Sì, sì, facciamo mettere la visuale di tutta l'aula. Fantozzi deve essere chiamato per il voto a voce. È collegato. No, meglio entra anche con il sistema. Quando si voterà poi elettronico. Fantozzi sempre. Ci siamo? Bene, mettiamo in votazione l'emendamento numero 1 a firma, prima firma Ceccarelli. Favorevoli? Contrari? Ma ce li avete però? Cioè, se io leggo, cioè, se no devo rileggerli tutti e li ha presentati ora il collega Petrucci. Sì, sì, lo so che sono stati distribuiti. Collega Melio, come vota? Favorevole. Collega Fantozzi, come vota? Contrario. L'emendamento numero 1 è stato approvato. Emendamento numero 2, favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega Melio? Favorevole. Collega Fantozzi? Favorevole. L'emendamento numero 2 è stato approvato. Emendamento numero 3, favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega Melio? Favorevole. Collega Fantozzi? Favorevole. L'emendamento numero 3 è stato approvato. Emendamento numero 4, favorevoli? Contrari? Astenuti? Collega Melio? Favorevole. Collega Fantozzi? Favorevole. L'emendamento numero 4 è stato approvato. A questo punto mettiamo in votazione la mozione numero 888 così come emendata con voto elettronico. Chiudiamo la votazione. 35 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. La mozione 888, così come emendata, è stata approvata. A questo punto ritorniamo all'ordine del giorno numero 284. C'è un. A prima la proposta di risoluzione numero 203. Testo sostitutivo. L'emendamento non abbiamo fatto in tempo proprio collato, sì. È stato portato ora, se lo vuoi leggere. Allora, alla proposta di risoluzione, scusate, visto che non è stato stampato e consegnato l'emendamento, provo a leggervelo così almeno tutti sanno di cosa parliamo. L'emendamento alla proposta di risoluzione 203, dopo l'impegnativa aggiungere a valutare l'opportunità... E cancellare? Ad adottare ogni iniziativa utile al fine di, a firma Petrucci Tozzi. Io metterei in votazione l'emendamento. No, sull'ordine? No, ora sto. Sì, sì, quando arriviamo a votare, ora in questo momento sto votando solo l'emendamento. Favorevoli? Però. E l'ho detto tre volte. È l'emendamento presentato da Tozzi, Petrucci e Tozzi. Allora, ripetiamo, favorevoli, contrari, astenuti,
Collega Melio. Astenuto. Astenuto. Collega Fantozzi. Favorevole. Favorevole. L'emendamento è stato approvato. A questo punto dovremo mettere in votazione la risoluzione così come emendata. Prima però la parola al Presidente Stella. Grazie Presidente. Io faccio un intervento di carattere generale su tutte e tre perché sono rimasto stupito, diciamo, ma insomma magari post elezioni amministrative può succedere anche questo. Prima la consigliera Giachi che interviene in dissenso alla posizione del gruppo del Partito Democratico sull'aeroporto di Firenze e sul posizionamento della pista. Poi il gruppo del Partito Democratico che vota in dissenso all'intervento dell'assessore Marras rispetto ai 7 milioni di euro della distribuzione degli utili di Toscana Aeroporti. Mi sembrava che la spiegazione dell'assessore fosse stata molto chiara e che avesse anche convinto il gruppo del Partito Democratico sulla posizione. Invece prendo atto che esiste, come avevamo già sottolineato con i colleghi dei gruppi, un tema tutto politico, perché l'assessore dice che il Presidente Stella sta esprimendo una posizione sono importante. Degli utili del 2019 e il gruppo dice che quello che ha detto l'assessore o non è vero o non lo condivide. E il terzo elemento che introduco nella discussione è che forse mi sbaglio io, ma la Regione Toscana esprime un membro all'interno del CDA di Toscana Aeroporti. Non so chi l'abbia fatto quel nome, immagino il gruppo del Partito Democratico, e quel membro all'interno del CDA ha avvallato quella scelta della distribuzione degli utili. Ora, una logica conseguenza di queste tre considerazioni di carattere generale che hanno carattere politico, al di là delle ilarità che si voglia fare in quest'Aula, ma poi dopo quando si parla di politica ha tutto un senso. E le parole pesano, ma i voti credo che pesano più delle parole. A meno che non si voglia ricondurre la discussione all'interno di un'aula legislativa, all'interno dei rapporti fra la Giunta e il partito che sostiene la Giunta, un mero esercizio, passatempo. Io non credo che sia così. Credo ci sia una frattura vera. Credo che il voto di oggi lo abbia dimostrato nuovamente. Credo che l'assessore Marras abbia fatto un elemento nella sua relazione che avesse una connotazione non tanto politica ma assolutamente tecnica. Credo invece che il gruppo gli abbia voluto dimostrare ancora una volta, dopo quello che abbiamo fatto sulla sanità, dopo gli stati generali sulla sanità, oggi l'abbiamo anche sul tema delle infrastrutture, credo che il gruppo del Partito Democratico voglia comandare rispetto alla Giunta. Aspetto di vedere ancora come vada a finire la questione del sottosegretario. Ringrazio il Presidente Stella, ci sono altri interventi? Presidente Ceccarelli, ho visto che è stato subito. Prego. Sì, soltanto per chiedere una lampada che illumini più direttamente sopra la testa il collega Stella affinché lui non si trovi in dissenso con la sua ombra, perché è anche simpatico, come dire, ascoltare questi tentativi di seminare, come dire, un po' di zizzania in giro, vagando su argomenti che trattano di tutto di più, però purtroppo i voti che esprime il Partito Democratico anche in questo caso credo siano in grado di smentire tutte le sue supposizioni. Grazie. A questo punto metterei in votazione la proposta di risoluzione numero 203 così come emendata con voto elettronico. Quindi?
Chiudiamo la votazione. 13 favorevoli, 23 contrari, 0 astenuti. La proposta di risoluzione numero 203, così come emendata, è stata respinta. L'ultimo ordine del giorno è 284, c'è un testo sostitutivo. Lo stiamo provando a stampare, ma se la Presidente Galletti vuole dirci qual è il testo sostitutivo, lo mettiamo in votazione. Allora, è stato presentato un emendamento, uno nella parte, diciamo, una levigatura che non ha particolari rilievi all'interno della narrativa riguardo quello che è accaduto precedentemente quando è stata licenziata la legge e nel momento della proposizione dell'emendamento che, non essendo stato possibile, è stato poi sostituito da una proposta di risoluzione, anche in quel caso di un altro atto che garantisse la continuità dei servizi e alla tutela dei livelli occupazionali, che è l'impegno appunto che ci eravamo presi tutti inizialmente con quell'atto che è stato approvato all'unanimità nel contesto dell'approvazione della legge. Al netto di questa variazione che è nella narrativa, così cambia, ve la leggo testualmente, diciamo l'impegnativa dell'atto, che vede anche le firme e ringrazio dei colleghi Ceccarelli, Pescini e Pieroni. L'impegno della Giunta regionale, sempre nell'ottica della tutela del lavoro, non soltanto del numero delle persone, ma anche della qualità e della stabilizzazione dei lavoratori, che va cercata col massimo sforzo da parte di tutte le forze, chiediamo alla Giunta regionale di attivare con urgenza un tavolo di confronto regionale con la partecipazione di tutte le parti coinvolte, pubbliche e private, al fine di individuare possibili soluzioni per ristabilire le dotazioni organiche necessarie per un efficace funzionamento dei due scali aeroportuali, la tutela dei livelli occupazionali e la stabilizzazione del personale precario. Ringrazio la Presidente Galletti, la parola al collega Pieroni, che però si è cancellato. Ecco. Eccomi. Grazie Presidente, per esprimere appunto il voto favorevole su questo ordine del giorno originariamente proposto dal Movimento 5 Stelle, integrato ed emendato dal gruppo del Partito Democratico, per focalizzare ulteriormente l'attenzione, per richiamare la Giunta a tenere attenta ed attiva l'attenzione e il focus sul tema dell'occupazione. Questo ovviamente a valle anche dell'intervento introduttivo e poi della replica dell'assessore Maras, che ha ben delineato il quadro, il contesto in cui ci si sta muovendo rispetto alle richieste di giustificazione del contributo dei 10 milioni di euro. Gli interventi hanno ben definito qual è il ruolo della Regione, che continua nell'azione di monitoraggio e di attenzione verso la rendicontazione che Toscana Aeroporti è chiamata a fare. Però ci sembrava giusto, anche alla luce del fatto che la società, come è stato ricordato durante il dibattito, in questi ultimi tempi si è esercitata anche in forzature che questo Consiglio regionale ha censurato e criticato, a partire dalla modifica statutaria, per proseguire poi con la vicenda della esternalizzazione di Toscana Handling, la distribuzione dei dividendi richiamata più volte. Quindi questo ordine del giorno vuole essere un ulteriore incentivo, un'ulteriore sollecitazione a tenere alta l'attenzione sulle questioni appunto che riguardano l'occupazione, anche alla luce del fatto che, essendo ripartito il traffico aereo e i movimenti dei passeggeri, specie in questa fase di primavera-estate, stanno
tornando a livelli del 2019, credo che anche le dotazioni organiche e il personale che deve presiedere negli scali aeroportuali di Firenze e di Pisa alle operazioni di imbarco e di sbarco dei passeggeri debba essere adeguato all'aumento dei flussi, cosa che ci risulta al momento non avvenga. Per cui ecco, l'ordine del giorno credo che abbia giustamente l'intento di sollecitare le competenti strutture della Giunta regionale a monitorare l'andamento delle dotazioni organiche rispetto alla ripresa dei flussi e dei movimenti, valutando anche la possibilità di stabilizzare, ecco, quel personale precario, soprattutto quello di lunga durata, come era prassi nelle società precedenti, per cui dopo rinnovi reiterati per qualche anno si procedeva poi alla stabilizzazione del personale che avesse dato prova ovviamente di capacità e professionalità. Grazie. Grazie. A questo punto metterei in votazione il testo sostitutivo. Ma l'ha presentato la Presidente Galletti? Io no, perché voleva il segretario che io lo leggessi, ma mi pare che l'abbiamo ascoltato tutti e in maniera anche molto chiara dalla Presidente Galletti. Cioè è stato letto dalla Presidente Galletti, quindi io lo do per buono anche se non è stato ancora consegnato. Se c'è qualcuno che invece mi chiede di leggerlo, lo faccio, altrimenti si può procedere con questo voto. Guardo quello più attento, mi fa segno e posso procedere, e quindi procediamo alla votazione dell'ordine. Com'è? Allora, la prossima volta guardo a destra lui e a sinistra lei. Benissimo, così posso procedere? Procedo. Bene, mettiamo in votazione l'ordine del giorno numero 284, testo sostitutivo, con voto elettronico. Aperta la votazione. Chiudiamo la votazione, 33 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti, l'ordine del giorno 284, testo sostitutivo, è stato approvato. A questo punto, essendo le ore 13, io interromperei i lavori, chiedendo però puntualità davvero alle 15. Ricordo ai capigruppo alle ore 14.30 l'appuntamento presso i miei uffici in maniera tale da un piccolo confronto. Sì, prego la collega Montemagni, scusate la Presidente Montemagni per ordine dei lavori, prego. Grazie Presidente, io chiederei se è possibile però iniziare dal CEU, perché... No, scusa collega Meini, però io penso che sia utile perché è troppo tempo ormai che lo trasciniamo e se il Consiglio finisce stasera prima di cena rischiamo di non riuscire a farlo neanche in questa seduta. Quindi io l'ordine dei lavori come d'accordo è una richiesta questa di cui ne discutiamo poi eventualmente nella capigruppo, io interromperei così perché l'ordine dei lavori a oggi prevede, chiuso questa comunicazione, la comunicazione su Piombino, ma per un motivo, perché entrambe le comunicazioni avevamo contingentato i tempi, mentre abbiamo lasciato libero senza contingentamenti dei tempi, giustamente, la discussione dei lavori della Commissione. E ora invertire vuol dire che sicuramente non si fa, però io sono disponibile a discutere nella capigruppo senza nessunissimo tipo di problema. No, ma non è... Sì, ma oggi se c'è da cambiare, Elisa, c'è da fare un voto in aula di inversione dell'ordine del giorno. Parliamone nella capigruppo, quando rientriamo prendiamo una decisione. Se c'è da invertirlo bisogna votare in aula, cioè non è che posso invertirlo io da solo, no, c'è un passaggio in aula. Grazie, interrompiamo la seduta.